Allora, prima vi, vi, gli amici vi hanno parlato dei condizionamenti eccetera, quindi entriamo subito nel merito di questo, così almeno eh, divaghiamo. Insomma, supponiamo di essere, si diceva prima no, che uno dei, degli strumenti più forti del condizionamento è proprio la religione. Però in realtà noi siamo. Tutti il frutto di un ammaestramento, un ammaestramento continuo, preciso, molto efficace. No? Facciamo un esempio: supponiamo che io sia un feto che vive in un bel pancione nell'isola di Cipro. Sapete che c'è. Ah, non si sente? Allora, diciamo: Io sono sempre quel feto di prima che sta dentro un bel pancione che è sull'isola di Cipro. Sapete, per metà di cultura turca e metà di cultura greca. E questo bel pancione sta viaggiando e io decido di uscire a pochi metri dal confine. E io diciamo, siamo, sono nella parte greca, quindi mi nasco lì, mi viene messa qui all'orecchio, come alle mucche, un'etichetta gialla, dove mi si dice tu sei greco, tu hai questa lingua, hai questa storia, hai questi usi, hai questi costumi, hai questi valori, hai questa religione. E un domani ti potrà essere chiesto di combattere contro quelli che stanno di là. Io sono sempre lo stesso feto, aspetto a nascere ancora qualche metro, nasco quattro metri più in là, mi viene messa un'etichetta verde dove mi si dice tu sei turco, tu hai questa lingua, hai questa religione, hai questi usi, questi costumi, questa storia e questi valori e... Se io nasco da una parte vengo ammaestrato a diventare greco, se nasco dall'altra parte vengo ammaestrato a diventare turco. Ma vengo ammaestrato talmente bene che io poi sono convinto di essere greco-turco, così come io adesso sono convinto di essere italiano, ma se io fossi nato qualche chilometro più in là di dove sono nato, in questo momento io sarei assolutamente convinto di essere francese. Frutto di ammaestramento, perché io non sono né greco né italiano né turco, io sono un DNA, io tutti noi, un DNA che nasce con delle potenzialità e poi viene fatto diventare qualcosa. Cioè, viene inserito dentro dei recinti. Perché è proprio dentro i recinti che poi si tengono sotto controllo le persone, no? Soprattutto se poi i recinti vengono messi in contrapposizione l'uno con l'altro. E questo è un dato di fatto. Ci piaccia o no, noi siamo una specie che viene ammaestrata, e noi ammaestriamo i nostri cuccioli, così come per esempio parlando della del dio dell'amore, di cui dico subito io non sono un seguace, così sono libero di amare chi voglio e chi no, nel senso che quelli che sono seguaci del Dio di amore sono obbligati ad amare tutti obbligati, anzi sono obbligati ad amare soprattutto quelli che odierebbero molto volentieri io invece sono libero, amo chi voglio non riesco a odiare perché è una parola che non conosco, non so cosa però quantomeno posso scegliere e, però noi, a noi viene detto che dobbiamo considerare tutti come fratelli dopodiché però viviamo in una società, la stessa nella quale ci si dice, guarda che se vuoi diventare capufficio magari quello lì lo devi bypassare, altrimenti ti bypassa lui. Per cui viviamo in una società schizofrenica. Tutti fratelli, ma uno contro l'altro. Nel senso che noi siamo degli animali sociali, poi arriviamo alla Bibbia, eh, non preoccupatevi, non è che... Noi siamo degli animali sociali per forza. Eh, gli, animali, gli altri, quelli che sono sociali, lo sono per struttura genetica. Noi siamo animali sociali per forza, perché se non stiamo assieme la natura ci uccide. E quindi siamo obbligati a stare assieme. Siamo obbligati a stare uniti almeno nei gruppi. Forzatamente, ripeto. Se voi prendete due cani e le mettete su un vagone vuoto del treno, i due cani si avvicinano e si annusano. Mettete due persone su un vagone vuoto, uno si siede lì e l'altro si può va al fondo dall'altra parte. Se ne entra un terzo, sta ben attento a mettersi in mezzo e se ne entra un quarto, sta ben attento a scegliere un posto che sia più o meno lontano dagli altri. È o non è così? I cani si annusano, noi no, perché non siamo animali sociali, o meglio, siamo animali sociali per forza. E, e quindi siamo anche ammaestrati a diventare animali sociali e siamo ammaestrati, tra l'altro, in nome, soprattutto in Occidente, di una... Eh, dico soprattutto in Occidente perché insomma è il, la questione che ci interessa, la situazione che ci coinvolge, in nome di una religione nella quale forse nessuno di noi, o con la quale meglio, forse nessuno di noi ha qualcosa a che vedere. Io non so se tra di voi c'è qualche ebreo, ma se leggiamo bene la Bibbia, non basta mica essere ebrei. Se leggiamo bene la Bibbia, il patto non riguarda il patto tra Yahweh, il presunto Dio, che per fortuna non è, e gli Ebrei, ma riguarda il patto tra Yahweh e la famiglia di Israele, che è Giacobbe. Il fratello gemello di Giacobbe con i suoi discendenti non c'entra niente con il patto, tant'è che dovevano essere sterminati. I cugini primi degli Israeliti, cioè i discendenti di Lot, che era il nipote di Abramo, dovevano essere sterminati. Quindi uno tra i tanti luoghi comuni no, che noi siamo abituati a condividere è che ci sono gli ebrei e gli altri. No, bisogna stare attenti perché il patto l'ha fatto con gli israeliti, cioè con una famiglia, tra le migliaia di famiglie di ebrei. Cioè io so cosa mi costano queste cose qui, perché già ultimamente mi hanno detto che sono stato segnalato all'Osservatorio per l'antisemitismo e quindi, figuriamoci. Poi siccome faccio quell'esempio lì del feto, mi dicono che sono un sovranista, io non sapevo neanche che esistessero i movimenti sovranisti, che sono quelli che pensano che ogni singolo individuo non debba essere assoggettato a nessuna, a nessuna autorità, ma contemporaneamente dagli stessi gruppi mi si dice che io lavoro per il nuovo ordine mondiale che sarebbe il massimo ordine. Ultimamente mi hanno disegnato con la divisa di un gerarca nazista perché vogliono farmi passare come antisemita, se riescono per farmi mettere sotto processo, sapete che in Italia ci sono delle leggi precise sulla Shoah, sul revisionismo eccetera, e quindi stanno cercando di farmi mettere, alcuni dei gruppi, di farmi mettere sotto processo e quindi stanno cercando di farmi passare per. Insomma, anche perché sono tutti abituati a lavorare appunto a pensare. Per um, recinti e quindi se uno dice una cosa immediatamente ti collocano in un recinto, se ne dice un'altra, ti collocano in un altro recinto. E lo fanno senza accorgersi che alle volte ti collocano contemporaneamente le stesse persone in recinti diversi, anzi in recinti contrapposti, recinti che non sono compatibili l'uno con l'altro, ma non fa niente. Diciamo le cose come stanno. Uh, io sto studiando da tempo dei testi di teologia ebraica, per esempio in uno di questi testi pubblicati dalla casa editrice Mamash, curati solo da rabbini, c'è scritto che il Bereshit, cioè la Genesi, è chiamato anche il libro della creazione: ma l'essenza della creazione non è la storia di monti e di valli, di oceani e di deserti, e neppure di animali o di uomini: essa è la storia della nascita di Israele il popolo che ha ereditato il compito da Adam e Hawa, cioè Adamo ed Eva, punto. Lo dicono loro. Però basta leggere la Bibbia e lo si capisce. Quindi usciamo da, da questi luoghi comuni, da questi ragionamenti nei quali siamo stati abilissimamente ammaestrati e nei quali stiamo Ragionamenti che fanno sì che appunto si, crei, si sia creata questa religione a partire da un insieme di testi dei quali in realtà non sappiamo nulla. Non sappiamo chi li ha scritti, non sappiamo sostanzialmente quando li hanno scritti, non sappiamo come fossero scritti in origine, non sappiamo come fossero letti in origine. E quando dico questo mi riferisco anche al Nuovo Testamento, eh? attenzione, non soltanto all'Antico Testamento. Cioè, non pensiamo che il nuovo cioè, i quattro Vangeli siano stati scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni col cavolo. Non sappiamo chi li ha scritti. Non lo sappiamo. La tradizione le attribuisce a quelli lì. Ci sono migliaia di codici relativi ai cosiddetti Vangeli canonici, non ce ne sono due uguali. Quindi noi non sappiamo nulla di quei testi. Quei testi, tra l'altro, e qui mi riferisco soprattutto all'Antico Testamento, ci vengono predicati come veri, come ispirati da Dio, ci vengono predicati da persone che nel 90% voglio essere buono, eh, ma buono buono, buono, buono. Nel 95% dei casi non conoscono la lingua nella quale sono stati scritti: cioè Papa, Vescovi, teologi sacerdoti, catechisti, eccetera, non conoscono l'ebraico e quindi predicano sulla base di traduzioni. Traduzioni che negli anni sono cambiate continuamente, stanno cambiando e cambieranno ancora. E ogni volta queste traduzioni ci vengono date nelle prediche per vere. Cioè in quel momento noi dobbiamo credere quella cosa lì. Quindi non sappiamo chi li ha scritti, non sappiamo quando li ha scritti. Ciò che dicono i biblisti israeliani, docenti nelle università ebraiche in, in Israele, dicono che l'unica certezza. Scrivono, in assoluta tranquillità, che l'unica certezza che abbiamo è che i testi ebraici che abbiamo noi adesso non sono uguali a quelli scritti in origine, perché ogni volta che li riscrivevano li cambiavano. Quindi l'unica certezza che abbiamo è questa. Quindi noi facciamo solo finta, possiamo solo fare finta. Per cui mi viene un po' da sorridere alle volte quando penso a quei gruppi di avversari a cui accennavo prima, no? Dove, perché sono tutti uniti: dentro ci sono gli atei, i teologi cattolici, ci sono gli esegeti evangelici, sono tutti uniti contro di me. Tutti loro hanno la verità, tutte verità diverse l'una dall'altra, sono tutti uniti contro uno che dice: Io la verità non ce l'ho e faccio finta. Questa è una roba da analisi psicosociale. Ma è perché non sono stupidi. Non sono stupidi. Sanno che se per caso il mio fare finta è vero, crollano tutti. Indipendentemente da qual è la verità che stanno proclamando. È per questo che hanno come unico collante l'essere contro Biglino. No? che mi va bene perché è una cosa che mi diverte, allora non sappiamo chi li ha scritti, quando li ha scritti, come li ha scritti, come fossero scritti, come fossero letti, vengono predicati da chi non conosce la lingua nella quale sono scritti, vengono creduti assolutamente veri, da un miliardo e cinquecento milioni di persone che non li ha mai letti, è vero o non è vero? Questo è il cristianesimo. Se noi stessimo parlando di una setta di 300 persone, 300, che ha un guru, che predica sulla base di, testi, di un testo di cui non si sa nulla. Questo guru ha una quindicina di ministri che lo aiutano a diffondere il suo verbo, quindicina di ministri che non conoscono la lingua nella quale è scritto quel testo. E poi hanno 250 fedeli che credono ciecamente. A ciò che dicono questo guru e questi ministri, senza mai aver letto quel testo, che cosa penseremmo di quella setta? Allora, quello che pensiamo di quella setta, pensiamolo del cristianesimo, non state a dirmelo, pensiamolo del cristianesimo perché è esattamente la stessa cosa, non c'è nessuna differenza, nessuna. Dimmi, sono arrivate già delle ah, Fiat 600 azzurra, Ford Fiesta grigia, ovvio, sì, sì. Non le hanno rubate, ma sono da spostare. No, quando ho fatto la conferenza a Lisbona due mesi fa, c'era una lettera. La, ho fatto un po' di conferenze in Portogallo. E ero in centro a Lisbona. Sono arrivato, c'era sulla scrivania una lettera sigillata, Paraser Mauro Biglino. E dentro poi l'ho fatta leggere subito pubblicamente al giornalista che conduceva la serata perché c'era scritto: Tu sei un figlio di Satana, tu sei l'anticristo, tu verrai punito. L'ho tenuta, ce l'ho per ricordo perché era. Troppo bella, scritta a mano con gli evidenziatori blu, ma sapete quelli tirati con l'incazzatura, no? proprio... allora dicevo già è arrivato qui qualcosa anche noi. Invece siamo. Allora, dicevo: il cristianesimo è questa cosa qui: non c'è niente da fare. Non... Questo non c'entra ancora né con le traduzioni né con i significati, né... non c'entra con niente, è il dato di fatto. Vengono creduti veri dei testi di cui non si sa nulla e vengono creduti veri da chi non li ha mai letti, che è una cosa secondo me drammatica, perché poi appunto li crede veri sulla base delle predicazioni, tant'è che quando, diciamo, tra duemila anni scaveranno qui, troveranno migliaia di statue di uno inchiodato su una croce. In legno, in metallo, in quello che volete, vetro, gesso, migliaia, migliaia. Voi faranno delle ricerche storiche su quel personaggio e scopriranno, come adesso, che prove certe, attenzione, eh, prove certe della sua esistenza storica non ci sono. Questo lo dico con tranquillità perché io sono uno tra quelli che pensano che lui fisicamente sia esistito. Quindi io non ne sto negando l'esistenza. Però se voi mi chiedete come fai a dirci che è esistito, dico faccio finta di credere che sia esistito perché se è esistito si spiegano una serie di cose, ma prove della sua esistenza non sono in grado di darvene e nessuno è in grado di darvele. Allora troveranno questo e diranno adoravano uno di cui però boh, non si sa, non si ha certezza del fatto se sia esistito o meno. Poi troveranno milioni milioni di statuette, immaginine, di fra virgolette divinità intermedie. Cioè i santi. E diranno questi qui oltre a pregare lui che dicevano essere figlio di un Dio, il figlio del Dio unico, pregavano anche tutte queste divinità intermedie alle quali concedevano eh, alle quali chiedevano grazie, favori, intercessioni chiedevano di intercedere presso il grande capo. Qualcuno è in grado di spiegarmi, ma in modo convincente, la differenza tra la statuetta di Padre Pio sul comodino e le statuette dei Lari e dei Penati che i Romani si tenevano sui comodini? Ma in modo convincente, eh? Spiegarmela. nessuna differenza dice ma i lari e i penati erano li consideravano come i loro avi ma quando si va a un funerale il sacerdote non dice allora preghiamo per i nostri defunti e chiediamo ai nostri defunti di intercedere per noi presso Dio che differenza c'è con i lari e i penati dei romani Nessu nessuna nessuna tra duemila anni diranno il cristianesimo era una idolatria senza ombra di dubbio cioè se applicheranno al cristianesimo le stesse categorie critiche esegetiche che il cristianesimo attuale applica alle cosiddette religioni pagane, il cristianesimo è una religione idolatra. Non c'è niente da fare. Diranno anche che questo qui in croce a un certo punto beh, hanno detto che anche sua madre era divina, però dopo, eh, Concilio di Eteso, quindi passate alcuni secoli e hanno detto che sua madre era divina perché ovviamente vabbè, se lui era Dio sua madre doveva essere divina però dopo secoli, perché se andiamo a leggere bene i Vangeli, trovatemi una persona più bistrattata di Maria nei Vangeli bistrattata dal figlio che già a 12 anni le dice mamma che cacchio vuoi da me due ceffoni no? o no? è vero che non si usa più dare due ceffoni ma servono è così lui era lì che discuteva, quello che discuteva con i dottori, discuteva quello che fanno tutti i bambini ebrei a 12 anni, 13 anni: il bar mitzvah, cioè il passaggio all'età superiore. Non stava facendo niente di speciale. Come tutti, come tutti i bambini ebrei, si chiama bar mitzvah. Si diventa figli della legge. E lui aveva l'età e, e per diventare figlio della legge disparli con i rabbini. Lui faceva quello. E altre volte che interviene sua madre, lui sempre la mette in disparte. Poi ovviamente questa cosa qui non poteva andare bene e allora la si fa diventare Teotokos, cioè madre di Dio. Ma anche perché ovviamente la Chiesa sapeva bene che se voleva togliere i fedeli alle cosiddette culture pagane, doveva dare una divinità femminile, perché la divinità femminile ce l'avevano tutti. Se il cristianesimo non l'avesse data col cavolo, che sarebbe riuscita ad avere tutti quei fedeli che è riuscita ad avere. Non è soltanto questo il motivo, ce ne sono altri, eh? ovviamente. Così come il cristianesimo sa bene che se non avesse dato tutte quelle divinità intermedie, di nuovo, non avrebbe avuto i fedeli. Però c'è un fatto, che i cosiddetti culti pagani potevano farlo, i cristiani no. C'è... L'obbligo, anzi c'è cioè il divieto espresso dal loro Dio: non vi farete mai immagine e non adorerete alcuna immagine. Tutte le chiese sono bestemmie contro quest'ordine di Dio. Tutte le chiese sono bestemmie contro quest'ordine di Dio. Io so che prima o poi mi sparano, eh, ma. Quindi bisognerebbe andare in chiesa con la Bibbia e dire signori via tutto. Poi si sono inventati di tutto per giustificarlo, ma si sono inventati di tutto per giustificarlo, perché quell'ordine non è mai stato revocato. Non c'è niente da fare, non si possono adorare immagini, ma se la Chiesa non avesse dato quel permesso, col cavolo di nuovo che avrebbe tenuto tutti quei fedeli, ma la Chiesa ha dato quel permesso perché tanto sa benissimo che non c'è che non c'è quel Dio che poi gli chiederà conto delle immagini, perché l'hanno inventato loro, quindi sono tranquilli. Non dovranno mai dare conto a nessuno di tutte le immagini con cui hanno riempito le chiese e su cui fanno soldi, perché le vendono pure, capite? Cioè, siamo veramente all'aberrazione totale. Idolatria proibita e sfruttata economicamente. Domenica scorsa, quando, oppure domani mattina, oggi è sabato, sì. scusate ma io, no, non è uno scherzo, è proprio. Quante volte il prete vi ha detto, allora questa settimana avete venduto tutti i vostri beni? Quante, vo quante volte ve l'ha detto? Mm. E se ve, ve l'ha detto voi gli avete risposto di sì o di no? E se voi gli avete risposto di no, il prete avrebbe dovuto dirvi, beh, allora scusate, lo fate settimana prossima perché altrimenti è inutile che vi presentiate qui a Messa domenica prossima. Eh. Vangelo secondo Marco, Bibbia di famiglia cristiana. Arriva un giovane da Gesù e gli dice cosa devo fare per essere tuo seguace? Segui i comandamenti, li ho seguiti tutti. Siamo in 10, versetto 17. Per cortesia, confrontate sempre tutto ciò che io vi dico quando leggo la Bibbia, verificate tutto, così io sono tranquillo. Sono meno tranquilli loro se voi verificate cosa dicono loro, io invece sono tranquillo. Dice, ma allora, qui gli rispose, ma tutte queste cose le ho osservate sin dalla mia fanciullezza. Gesù, guardandolo, gli dice, ma ti manca ancora una cosa? Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e poi seguimi. Ti manca. Cioè, se non lo fai, il fatto di aver seguito i comandamenti non basta. È qui, eh? Quante volte ve l'hanno detto in chiesa? Mai. Perché se cominciano a predicarvi questo in un minuto perdono, a predicarvi scusate a predicarci, in un minuto perdono tutti i fedeli, in un minuto. Prego. Ma non abbiamo detto che facevamo alla fine, non ho capito. Ah, ok, no, è solo per dare un ordine alla cosa perché altrimenti... No, perché le domande mi divertono, solo che così almeno diamo un ordine... Allora, è scritto lì, eh? l'ha detto il figlio di Dio. Si fa per dire, insomma. Comunque, per loro è il figlio di Dio. È scritto chiaro, non ci sono dubbi, non è un'interpretazione. Poi, il vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri non è il come pensiamo noi, allora vado, vendo e poi vado a cercare i poveri. I poveri erano loro, il gruppo, al quale bisognava consegnare il denaro perché il denaro lo gestiva il gruppo. In Luca 8 c'è scritto che a seguire i dodici con Gesù c'erano molte donne che li seguivano con loro. E sono state quindi la predicazione, secondo i vangeli sinottici, è durata circa tre anni. Siccome nei tre anni non hanno fatto un giorno di lavoro, e siccome non c'era il sussidio di disoccupazione, e se si voleva mangiare bisognava lavorare, lì c'è scritto che c'erano queste donne che li seguivano sempre e provvedevano a loro con i loro beni, cioè si facevano mantenere da donne benestanti, che di per sé non è, non è, vabbè, è una scelta libera, però se Gesù si faceva mantenere da donne benestanti, che differenza c'è con i guru attuali, quelli furbi che si fanno mantenere da donne benestanti? Capite? Luca 8, leggetelo erano mantenuti dalle donne benestanti. E eh, lì, nelle traduzioni della Bibbia di famiglia cristiana. E quando, dopo, quando diciamo Gesù se n'è andato, c'era Pietro che comandava. E nel gruppo, che noi oggi chiameremo setta, quella legge lì diceva, bisognava vendere i beni e metterli in comune, cioè metterli, come dice gli atti degli apostoli, bisognava metterli ai piedi degli apostoli, cioè bisognava consegnare il denaro ai capi, perché a gestire il denaro ci pensavano i capi. Anania e Sapphira, una coppia, aveva venduto un loro campo e non ha dato tutto il denaro, se ne è trattenuta una parte. Pietro chiama Anania e gli dice perché hai pensato di fregare così lo spirito? Come ti sei permesso? E Anania muore. Lo portano a seppellire, arriva la moglie e Pietro con perfetto comportamento poliziesco gli dice a quanto avete venduto quel campo? E lei dice la stessa cifra che aveva concordato col marito. E lui dice, guarda che quelli che hanno portato a seppellire tuo marito, adesso tornano e portano a seppellire anche te. Ma quello non era il gruppo dove si doveva praticare il perdono 70 volte 7? Non doveva dire ad Anania, Anania, hai venduto, insomma, sappiamo che ti sei trattenuto una parte, sai che, insomma, qui... Le Insomma, non è, non è una, una buona regola, la buona regola sarebbe consegnare tutto per stavolta ti perdono, no, c'è nessun perdono. Allora Anania è morto di infarto? È morto di ictus? È morto da ridere? O come dice Porfirio, l'ha ucciso Pietro? E quando leggerete quel passo capirete che l'unica spiegazione è che l'ha ucciso Pietro. lo dico subito, così almeno non sbaglio i versetti. Atti degli Apostoli capitolo 4, no, capitolo 5, dall'inizio del capitolo 5. Cioè, i due muoiono e quando tornano i giovani che hanno seppellito il marito, trovano la moglie già morta. E c'erano soltanto Pietro e la moglie Safira. E Girolamo, che è, che, ha scritto, che è quello che ha tradotto in latino la Bibbia, nella sua epistola 109, ricorda la severitas, dice la durezza di Pietro quando uccise Anania e Safira. E difatti, lì il passo, poi lei lo leggerà, appena l'avrà trovato, c'è scritto che tutta la comunità ebbe timore. Bisognava far capire, signori, qui le regole si rispettano. Il denaro è che viene, deve essere consegnato tutto a noi. Non potete fare quello che volete. La storia è un po' diversa. E Pietro è lo stesso che, poco tempo prima, per salvarsi la vita, aveva giurato e spergiurato che lui, Gesù, non lo conosceva e che non faceva parte del suo gruppo. Ve Lo ricordate la sera del, dell'arresto di Gesù? No. Sempre lui, ma per motivo di denaro ne fa fuori due, in modo che tutti capissero a che cosa bisognava adeguarsi. Eh. Tutta la gestione di questa faccenda qui è una gestione, fra virgolette, molto moderna, nel senso che non c'è differenza con le sette di oggi. Non c'è differenza, assolutamente. Bisogna rispettare le regole, ho in mente delle sette precise, dove chiedono anche la decima, eccetera. Cioè, chi aderisce a quelle sette deve consegnare il 10% di quello che guadagna, l'ordo, non al netto delle tasse, l'ordo. Certe sette protestanti, eccetera. Quindi, lì, vabbè, per fortuna adesso non li uccidono, eh, se non lo fanno perché. Non lo uccidono perché per fortuna ci sono le leggi laiche che gli impediscono di farlo, non le leggi religiose. Perché in base alle leggi religiose li potrebbero tranquillamente uccidere. Perché Yahweh fa uccidere uno perché di sabato è stato colto a raccogliere legna. Nel deserto lo fa uccidere, dice portatelo fuori e lapidatelo, perché i miei ordini non si discutono e quindi tutta la comunità deve capire come stanno le cose. Quindi quella era la normalità. Per questo io non sono seguace del Dio dell'amore. Perché diciamo che non credo tanto che fosse un Dio dell'amore, però non dovete preoccuparvi perché questa cosa qui io la leggo perché mi riguarda direttamente, e arriva dalla, da un docente, cioè nome e cognome, tutto è pubblico, da un docente dell'Università di Napoli. Il quale parlando di me scrive in una mail che è stata pubblicata che biglino altro non è che un mentecatto, cioè uno che ha perso il lume della ragione. Ora, questa cosa qui, quando io l'ho vista, siccome era stata messa in alcuni gruppi, l'avevamo vista mettete, non so, 150 persone. Adesso io la sto invece divulgando nelle conferenze, siamo già oltre 400.000, ma io voglio che la sappia più di un milione di persone che biglino un mentecatto. Perché almeno Se Biglino è un mentecatto, come tutti i mentecatti, è libero di dire quello che vuole. Perché non c'è nulla di più liberatorio che essere un mentecatto. Il problema è che se poi uno pensa veramente che quello lì sia un mentecatto, non è che perde tempo a cercare di dimostrargli che le cose che dice non sono vere. No? Perché se voi trovate uno che vi dice, Io sono Napoleone. Quanti minuti ci dedicate voi a fare una ricerca storica per convincerlo che non è Napoleone? Quanti minuti? No, gli stessi che pubblicano queste cose qui, dedicano, sono gruppi, giorno e notte a cercare di smontare le cose che dice il mentecatto. Quindi hanno paura di questo mentecatto. Fanno in modo che si dica che ma io li sto aiutando, perché ripeto, li ho portati da 200 persone che l'avevano viste, siamo a oltre 400.000 nelle conferenze. E quindi li sto, li sto aiutando molto, ma perché mi fa, mi fa piacere aiutarli. Poi ci sono anche, ovviamente, altre cose, eh, come dire, anche un pochettino più carine, ma, ma ve ne leggo una sola perché questa è interessante. Che ieri pomeriggio ho, sono stato invitato all'Università di Torino, ho assistito alla discussione di due tesi di laurea in antropologia, due tesi magistrali. Nelle quali il contenuto delle due tesi erano la paleoastronautica, l'esobiologia, il contattismo antico, i misteri sulle costruzioni dei siti, eccetera. E questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, si sono laureati con 110 con lode. E io ho avuto una certa emozione nel vedere, quando hanno presentato le tesi e discusso le tesi, vedere il mio nome proiettato. Mi dico un po' di pelle d'oca, mi è venuta perché, insomma, no? vedermi citato nelle tesi. Eh, insomma una cosa che mi, ha fatto, che mi ha fatto piacere ma ciò che mi ha fatto piacere è vedere come certi argomenti stiano entrando nel mondo accademico uscirà in autunno un libro eh, scritto da un accademico tra l'altro addirittura specializzato alla scuola degli alti studi di Parigi è una, sulla, un libro sull'antica religione romana e lui citando Caroli Chereni che, che insomma che studia la cultura classica sa chi è uno dei colossi. E dice che Caroli Chiareni, riflettendo sulla religiosità romana e su quella ebraica, dice che è facile riconoscere in questa forma un tipo che nella storia delle religioni non è soltanto romano. A questo proposito, potremmo valerci del confronto con la religione israelitica, cioè paragonare la religione romana con quella israelitica. Cosa che io ho fatto nei libri pubblicati da Mondadori. E questo accademico scrive. A quanto ci risulta, nonostante la chiara e dichiarata consapevolezza dell'urgenza di un'analisi comparata dei due sistemi, non sembra che gli studiosi l'abbiano fatta. È stato invece un, scusatemi, eh, ma lo scrive così: un valente e coraggioso studioso dell'Antico Testamento Mauro Biglino, che ha dedicato pagine ad un esame dei notevoli punti di convergenza fra la coscienza religiosa ebraica e quella romana apprendo sul mondo antico degli scenari affascinanti e destinati a far porre in discussione alcune delle certezze più consolidate della storiografia occidentale quindi sono molto contento che in quanto mentecatto con i miei ragionamenti insomma arrivo a far, fare, a far fare queste cose qui il discorso qual è? il discorso è che vi dicevo prima che si predica la Bibbia sulla base di traduzioni, traduzioni che sono cambiate continuamente e che continuano a cambiare, ma traduzioni anche di passi veramente molto molto significativi, molto molto pesanti. Io in questi anni più volte ho detto che nell'Antico Testamento non ci sono profezie che riguardano il Gesù cristiano. Ci sono delle indicazioni che riguardano il Messia ebraico, che è un'altra cosa, cioè la speranza che arrivi un Messia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sul Gesù cristiano, così come poi viene, è stato presentato a noi, non ce n'è neanche una. Tant'è che dicevo, quando trovate queste presunte profezie fate una cosa, fatevele spiegare da un teologo cristiano e da un esecete ebreo. Troverete due spiegazioni completamente diverse e ha ragione l'ebreo. Perché, ripeto, il Gesù non c'entra niente. <ride> Quando io dicevo queste cose, mi ricordo molto bene le reazioni scritte sotto le conferenze, nei social, ah sì, qui ci sono secoli di tradizione che dicono così, poi arriva Biglino e cambia tutto. No, io lo dico sempre, Biglino non scopre nulla, non ha mai scoperto nulla. Biglino fa il lavoro più da cretino di questo mondo. Vi dice guardate che lì c'è scritto quello, punto. Poi fatene quel che volete. Ma sappiate che lì c'è scritto quello, non quello che viene raccontato. Allora la profezia che sicuramente tutti conoscete che riguarda Gesù Cristo è la Vergine: concepirà e partorirà un figlio a cui sarà dato il nome Emanuele. Siamo in Isaia. Isaia è uno di quei libri che non si sa da chi sono stati scritti. Ok? Si dice: Ma come non l'ha scritto Isaia? Eh, sì, sarebbe troppo bello. Sapere che l'ha scritto Isaia. Su Isaia, pensate che fino a pochi mesi fa si diceva che i capitoli dall'1 al 39 li attribuiamo a lui perché non abbiamo motivi seri per negarlo. Dal 40 al 55 sappiamo che li ha scritti un altro, che chiamiamo convenzionalmente Deutero Isaia, che ha scritto due secoli dopo Isaia. I capitoli dal 56 al 66 li ha scritti un altro, che chiamiamo convenzionalmente Trito Isaia, cioè il terzo Isaia, che ha scritto alcuni decenni dopo il secondo. Questo fino a alcuni mesi fa, perché alcuni mesi fa è uscito uno studio da, da, da biblisti israeliani che dicono che anche i capitoli dal 33 al 39 siamo già sicuri che non li possiamo più attribuire ad Isaia, ma li dobbiamo attribuire a due secoli dopo. Cioè non sappiamo niente, non sappiamo niente, capite? E sulla base di questo non sappiamo niente, diciamo che Isaia aveva previsto che una vergine avrebbe concepito. Il fatto è che in ebraico che una vergine avrebbe concepito non c'è mai stato scritto. Mai. In ebraico è scritto alma, ara, ioledet. Alma Ara Yoledet. La conferenza episcopale tedesca, finalmente, nel 2017, ha deciso di cambiare la traduzione di questo versetto. E nella traduzione delle Bibbie tedesche, che stanno uscendo, c'è scritto: Sempre una vergine. Poi, però, in nota scrivono: Propriamente Alma in ebraico non vuol dire vergine, ma giovane fanciulla. E questo lo sanno tutti gli studiosi. Tant'è che in ebraico vergine si dice Betullah. Quindi, quando volevano dire vergine, scrivevano Betullah quando volevano dire giovane fanciullo scrivevano alma poi una vergine con la nota ha concepito non concepirà scrivono adesso ha concepito io ledet è il participio e sta per partorire quindi finalmente prendono atto del fatto che nella bibbia ebraica il concepirà non c'è mai stato perché ara non solo non è un verbo al futuro ma non è neppure un verbo è un aggettivo che significa incinta quindi quando scrivevano questo versetto questa ragazza era già incinta e nel secondo libro dei re c'è scritto il nome di quella ragazza sapete? si chiamava Abia è scritto nel secondo libro dei re altro che la Madonna ed era la moglie del re Ezechia che era incinta del re Achaz di Giuda, che era incinta, e speravano gli israeliti del tempo che quel bambino li avrebbe finalmente liberati, da, una volta divenuto re, dal gioco assiro al quale invece eh, il, li, stavano li stava consegnando Achaz di Giuda. Tra l'altro questo bambino verrà chiamato Ezechia, non Emanuele, tanto per intenderci: quindi anche lì la profezia allora. Questa giovane fanciulla, che si chiamava Abia, era incinta, stava per partorire e loro speravano che... Questo è quello che c'è scritto nella Bibbia. Non che, non che una vergine concepirà in futuro, no, non c'è. Nella Bibbia ebraica non c'è. C'è nella Bibbia greca, quella tradotta in greco, dove c'è il termine partenus, che in greco, perché in greco non c'è la distinzione tra giovane fanciulla e vergine, tutte e due vengono definite col termine partenos, quindi uno può tradurlo come vuole. E poi c'è il verbo al futuro, exeikai texetai, cioè concepirà e partorirà, ma nella Bibbia è scritta in greco, che per gli ebrei, e questo l'ha detto il rabbino capo della comunità ebraica di Torino quando ci siamo incontrati a Milano nell'incontro pubblico di fronte a 600 persone, ha detto quella è una disgrazia per l'umanità, quella Bibbia lì. Scritta in greco, è una disgrazia per l'umanità perché hanno scritto quello che hanno voluto, perché l'hanno scritto degli intellettuali ebrei in Alessandria per loro motivi di contese culturali con gli intellettuali greci, eccetera, eccetera, eccetera. Perché nella Bibbia ebraica c'è scritto questo, quindi quella profezia lì non c'è mai stata. E adesso, come fanno i preti tedeschi che fino al 31 dicembre 2016 predicavano quella profezia lì, e adesso non la possono più predicare? Pensiamo a due tedeschi, uno che ha in mano una Bibbia del 2015 e un altro che avrà in mano la Bibbia del 2018, che uno dirà no, vedi che c'è scritto anche qui che è una vergine, e l'altro dice no, ma guarda che non c'è scritto, ma sì che c'è scritto, ma no che non c'è scritto. Capite? Queste sono le basi sulle quali si costruisce la verità assoluta della religione. Tra l'altro, a proposito di verità assolute, se avete paura di finire in purgatorio, perché, come dire, non siete proprio sicuri di essere stati bravissimi, 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 però volete rimanere cristiani, volete rimanere fedeli allo stesso Dio, volete rimanere fedeli allo stesso Gesù Cristo, diventate ortodossi, perché per loro il purgatorio non c'è, cioè. I teologi romani hanno inventato il purgatorio, perché è chiaro, come l'inferno e il paradiso sono le invenzioni della teologia romana. I teologi ortodossi no. Quindi per gli ortodossi il purgatorio non c'è. Quindi tenete duro, stasera, ancora, domani mattina diventate ortodossi, da domani mattina non finite più in purgatorio. Volete essere sicuri di non passare l'eternità nell'inferno? Diventate ortodossi. Perché per gli ortodossi l'inferno finisce con la fine dei tempi. Perché tutte le anime che ci sono dentro, grazie ai suffragi e alle preghiere dei viventi, si convertiranno e quindi quando finirà e si arriverà al giudizio finale, saranno tutti pentiti e convertiti e quindi l'inferno cesserà di esistere. E quindi non passerete l'eternità nell'inferno. Tutto il più ci passate un po' di tempo. Se non volete credere ai dogmi del Papa, diventate ortodossi, non siete più obbligati a chiedere i dogmi del Papa. Anzi, addirittura, sapete che le chiese ortodosse non hanno un Papa, sono tutte chiese autocefale, no? Cioè ognuna è comandata da un suo patriarca, tutti indipendenti. Ci sono dei patriarchi eh, ortodossi che hanno scomunicato l'attuale Papa Francesco, proprio scomunicato per le cose che dice. Capite? Cioè... Una lotta fantastica, cioè, tra tutti questi seguaci del dio di amore, il, sapete il famoso scisma no, tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, avvenuto sulla base del figliocque, cioè insomma, questa aggiunta che da una parte si accetta, dall'altra no. In realtà, questa, questa lotta è avvenuta per il controllo sul territorio della Bulgaria, ma lasciamo stare. Cioè, come sempre, al fondo c'era il denaro. Del resto non fregava nulla a nessuno. E quindi allora non c'è questa vergine. C'è un'altra cosa che non c'è nell'Antico Testamento e che invece fa parte strutturante del sistema di controllo dal quale siamo partiti, che è il concetto del peccato originale. Il concetto del peccato originale è quello che fa sì che noi nasciamo tutti peccatori, cioè nasciamo tutti macchiati, che la morte è arrivata nel mondo a causa del peccato originale, cioè quindi di questo, questa disobbedienza da parte di, da parte di Adamo ed Eva, e che quindi in sostanza noi nascendo tutti peccatori abbiamo bisogno di mediatori per riportarci ad avere un buon rapporto con il Padre e quindi a riguadagnarci la vita eterna. Quindi toglierci questa uh, conseguenza inesorabile della macchia quando abbiamo parlato sempre lì a Milano tra l'altro volevo dirvi una cosa eh, c'è un ehm, tutto questo incontro qui è stato messo per iscritto e sul sito di un editori ve lo scaricate gratis, sono 123 pagine, un libro gratuito ve lo scaricate, c'è l'incontro di 4 ore che io ho fatto appunto con il teologo cattolico, l'arcivescovo ortodosso, uno dei più importanti biblisti italiani, il, val, il valdese dottor Garrone, e il rabbino capo della comunità ebraica di Torino, abbiamo fatto a Milano di fronte a 600 persone, è durato 4 ore, è tutto scritto, tutto, parola per parola, ve lo scaricate gratis se ce l'avete. Quando si è parlato lì del peccato originale, il primo a ricevere la domanda dalla giornalista è stato il dottor Ariel Di Porto, cioè il rabbino capo, il quale ha detto: Ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Perché il concetto del peccato originale nel mondo ebraico non c'è. E siccome aveva lì di fianco un cattolico, un ortodosso e un protestante, ha detto: Non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Ma che cosa ha detto il protestante? Il protestante è uno che firma i dizionari, eh? uno che fa i dizionari di ebraico e aramaico biblico uno dei massimi biblisti italiani. Il discorso del peccato originale è stato introdotto da Paolo, che è quello che ha inventato il cristianesimo. Nella lettera ai Romani, nel capitolo 5, lui introduce questo concetto. Sentite cosa dice il biblista valdese. Tra Genesi 3, che sarebbe il racconto della disobbedienza, insomma del peccato, e Romani 5, dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Dove trova quell'idea? Dico, ma sono secoli che ce la raccontate voi? Se avessi detto io una cosa simile, sarebbe stata una cosa. No? La dice uno dei maggiori biblisti italiani. Che cosa dice il, il docente di teologia cattolico, col quale mi sono reincontrato a Torino al Salone del Libro, abbiamo fatto un altro incontro io e lui di un'ora in uno stand. Tra l'altro lui alla fine di quell'incontro di un'ora ha detto ma questi incontri qui bisognerebbe farli durare un weekend intero. Allora lui dice io staccherei il concetto di peccato originale dal concetto clanico, che se i genitori hanno peccato i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, dice lui, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Io vi giuro che nel corso di quell'incontro ci sono stati più, volte, più momenti in cui dicevo: Ma che cavolo ci sto a fare io qui? Che cavolo ci sto a fare? Il peccato originale non c'è. Se voi prendete la Bibbia di Gerusalemme. Leggete nelle note che il peccato originale non c'è. Non c'è, lo leggete nelle note. Quindi non è un'invenzione del mentecatto. È che leggendo la Bibbia si capisce che non c'è, però se lo dice il mentecatto ovviamente non conta nulla. Ma quando lo dicono quei signori lì comincia a contare qualcosa. Ma se il peccato originale non c'è, 1854, Pio IX proclama il dogma della Immacolata Concezione. Il dogma dell'immacolata concezione non significa che la Madonna ha concepito Gesù senza quella robaccia brutta che è l'atto sessuale. Poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Significa che la Madonna è l'unico essere nella storia dell'umanità ad essere nato senza la macchia del peccato originale. Cioè lei è stata concepita immacolata. Ma se il peccato originale non c'è, che cosa dogmatizza quel dogma? Il Nulla, il falso, perché nasciamo tutti senza la macchia del peccato originale, tutti. Quindi quel dogma dogmatizza il niente. 1858, Bernadette Zubiru nella grotta di Massabiel, vede quella là, quella là non è espressione mia, è quella di Bernadette Zubiru, che la chiama sempre così, cioè nel codice pirena... Nel codice... Nel dialetto Pirenaico lei la chiamava Acherò, che vuol dire quella là. Poi quella là è diventata la Madonna quando la Chiesa si è impossessata di tutto. Quindi quella là, Acherò, guarda caso, arriva e dice io sono l'Immacolata Concezione. Ma se quella là era la Madonna, sapeva come stavano le cose? E se non era la Madonna, che cosa le hanno fatto dire che non ha mai detto, ma che serviva alla Chiesa di Roma per avvalorare un dogma che aveva proclamato quattro anni prima. Eh, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Si fanno i ragionamenti da mente catto e le cose vengono fuori. Perché l'intelligenza ce l'abbiamo tutti. Qui entreremo in discorsi. Bisognerebbe chiedersi come mai i papi vanno soprattutto a Fatima piuttosto che a Lourdes. Vabbè, poi se abbiamo tempo ne parliamo. <ride> ne, abbiamo, ne abbiamo, ne abbiamo di tempo. Va bene, allora, se il discorso del peccato originale non c'è, e se... Come è evidente, Yahweh per fortuna non è il Dio onnipotente, trascendente, creatore dei cieli e della terra. Perché nella Bibbia non c'è neppure il verbo che indichi creare dal nulla, non c'è. Nella, nella Bibbia il, il termine Olam che viene tradotto con eternità c'è scritto addirittura nei dizionari: dizionari firmati da quel, padre valdese, padre, scusate, da quel pastore valdese di cui vi ho detto prima dove in quei dizionari c'è scritto non tradurre con eternità, non tradurre con eternità e voi lo trovate sempre tradotto con eternità. Perché? Perché siccome la teologia ha stabilito che nella Bibbia si deve parlare di Dio, Dio ha stabilito la teologia deve essere eterno, eternità da qualche parte ce la devono mettere. Ma è scritto nei dizionari non tradurre con eternità, ma voi quel termine lo trovate sempre tradotto con eternità. Quindi se non ci sono tutte queste cose qui, non c'è il discorso di onnipotente. Sentite questa, questa qui, sì. C'è qualcuno che ha una Bibbia? Eh? No, 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 ma io ho qualcuno che potesse fare un controllo. Ecco sì, prendiamo Genesi 17. Sì, perché, perché la cosa migliore da fare è controllare direttamente nelle Bibbie. Possiamo leggere il primo versetto? Possiamo leggere? Sì, attenzione. Forte, forte, forte. forte. Va bene, va bene, va bene. Ok, grazie. Allora, nelle Bibbie c'è scritto che quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore, lì i testimoni di Geova traducono Jehová, e eh, va bene, gli apparve e gli disse Io sono Dio l'onnipotente. Questa è la Bibbia di Gerusalemme. Nelle note c'è scritto che la traduzione onnipotente è inesatta, nella migliore dei casi significa Signore della steppa, Bibbia di Gerusalemme, eh? esegesi domenicana. Signore della steppa. Ora io capisco che se la Chiesa pubblica delle Bibbie dove lui dice: Io sono Signore della steppa e i fedeli le leggono e si pongono qualche domanda, ma è, ma è la traduzione più coerente. Perché se leggiamo tutto il resto della Bibbia, vediamo che a lui è proprio stato assegnato quel territorio, la steppa del Negev. Quindi quando dice: Io sono il Signore della steppa, sta dicendo il giusto, sta dicendo la verità. Quindi non c'è questo discorso qui del Dio onnipotente, non c'è il verbo che significa creare, non c'è il termine che indica eternità, non c'è il peccato originale. Allora, tornando alla figura di Cristo, di chi è figlio? Da chi è stato mandato? E per che cosa? Perché non si può dire, ah beh, adesso abbiamo capito che l'Antico Testamento è quella roba lì, invece il Nuovo. No, il Nuovo, così come ci è stato presentato, esiste tanto in quanto è o sarebbe vero ciò che ci viene detto dell'Antico Testamento. Ma se ciò che ci viene detto dell'Antico Testamento non è vero, il Nuovo Testamento va rimesso tutto in discussione. Perché non c'è il mandante e non c'è il motivo. Non c'è niente da fare non c'è il mantante e non c'è il motivo, perché lui non è venuto per liberare l'uomo dalla morte causata dal peccato originale, perché il peccato originale non c'è. Quindi la morte sulla terra c'era, perché morivano tutti, morivano gli animali, quindi morivano anche gli adamiti, cioè non è, non è frutto di una colpa, morì, muore sulla terra ogni essere vivente, quindi non è una colpa dell'uomo il fatto di morire. Quindi che cosa è venuto a fare? Se lui è venuto qui, è venuto per svolgere la sua missione di Messia ebraico, cioè di uno che aveva il compito di liberare Israele dal gioco dello straniero, perché questo è il compito del Messia ebraico, che non riguarda l'umanità, nel modo più assoluto, cioè la Bibbia non riguarda mai l'umanità. Quando leggerete bene tutto il Nuovo Testamento, leggerete quando Gesù dice... Io non prego per il mondo, io prego per voi, e si riferisce ai suoi, che siete amici miei perché eseguite i miei ordini. Io non prego per il mondo. Leggetelo però, leggetelo, perché sono quelle cose che non vengono mai dette, ma lui lo dice, io non prego per il mondo. Allora, lui è venuto per la casa di Israele e la Chiesa ci dice appunto che lui è nato da una vergine. Nei primi secoli del cristianesimo, e qui se avete voglia leggerete le opere di Le Apologie di Giustino, San Giustino Martire, padre della Chiesa, il quale scrivendo Anton all'imperatore Antonino Pio, gli dice: Ma perché ve la prendete tanto con noi che adoriamo quello lì, quando quello lì che noi adoriamo è esattamente uguale ai vostri? Facciamo così, qui ci sono le apologie. Edizioni paoline, quindi non una casa editrice atea. Dice tutti gli scrittori chiamano Dio padre sia degli uomini sia degli dèi. Se poi, come abbiamo affermato sopra, noi affermiamo che Gesù è stato generato Dio come Logos, di Dio stesso, ma è comune alla vostra modo di pensare, quando dite che Ermete è, è il Logos di Zeus, è uguale, non c'è differenza. Se poi qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso, ma anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. Se poi diciamo che è stato generato da una vergine, ma anche questo è per voi un elemento di comunione con Perseo? Quando affermiamo che egli ha risanato zoppi e paralitici e infelici dalla nascita, che ha risuscitato dei morti, ma anche queste affermazioni concordano con le azioni che la vostra tradizione attribuisce ad Asclepio? Dice, tra i nostri e i vostri non c'è nessuna differenza. Perché ve la prendete con noi? Questo è un padre della Chiesa, eh? Questo è un padre della Chiesa. Capite? Che cosa si pensava nei primi secoli del cristianesimo? Altro che l'unicità di Gesù Cristo. È un po' che me li porto dietro questi libri, non li ho mai usati. Stasera mi viene bene. Celso. Che dice, ma se noi dobbiamo chiamare figli di Dio tutti quelli a cui vengono attribuite le stesse cose che vengono attribuite a Lui, allora tutti quelli che scacciano dal corpo umano i demoni, con un soffio guariscono le malattie e evocano le anime, quelli che fanno comparire pranzi sontuosi e tavole imbandite. Orbene, visto che fanno cose del genere, vorrai farci credere che questi personaggi sono figli di Dio? Fanno le stesse cose che fa il vostro. Celso, il discorso vero, tra l'altro ne ho parlato un attimo con una signora prima, ah è là giù che sta alzando la mano. Celso era contro i cristiani, eh? Giustino Martire invece era padre della Chiesa, lui scriveva a favore dei cristiani. Capite? In un altro libro, nella introduzione, un teologo Sergio Quinzio, Scrive una cosa bellissima, parlando di Giuliano l'Apostata, l'imperatore romano, eccetera. Sergio Quinzio, teologo, dice: lui paragona l'Apostata a Giovanni Paolo II, individuando nell'azione di entrambi il disperato tentativo di tenere in vita una religione ormai condannata a tramontare. Giuliano l'Apostata era riferito alla religione romana, Giovanni Paolo II riferito al cattolicesimo, lo dice il teologo Sergio Quinzi, lo scrive. Insomma, le cose che ci vengono raccontate dall'inizio sono diverse. Noi siamo di fronte ad una storia che dobbiamo credere assolutamente vera e se la crediamo vera siamo intelligenti e devoti fedeli. C'è un Dio che è lì, da solo. A un certo punto decide e fa un universo. Così, perché aveva bisogno di amare qualcosa, di, di fare qualcosa. Fa un universo. Intanto già qui il discorso finirebbe perché un Dio prima dell'universo e un Dio dopo l'universo significa che prima non ha qualcosa che dopo ha. Quindi finisce di essere Dio in quel momento lì. Ma non entriamo in merito di questi discorsi. Facciamo finta che continui a essere Dio. Passano alcuni miliardi di anni, poi dice: Beh, decido di fare una creatura che mi ami e che mi serva. E fa l'uomo. Poi vediamo come lo fa. E cosa dice anche il teologo cattolico? Fa l'uomo. Dice: però gli do delle regole. Gli do delle regole, ovviamente, se non le rispetta, lo punisco. Io lo creo immortale, ma se poi non rispetta queste regole, lo punisco duramente. Ovviamente, essendo un Dio onnisciente, sa già che non le rispetterà. No? Altrimenti che Dio onnisciente. Tant'è che l'uomo non le rispetta e lui lo rende mortale. Passano migliaia di anni, muoiono milioni di uomini lui dice: No, adesso voglio ridare all'uomo la possibilità di ritornare a essere immortale. Come posso fare? Mando giù mio figlio, che non so se prima sapeva di averlo oppure no, ma comunque mando giù mio figlio. Come faccio a mandare giù mio figlio? Mando giù in forma di spirito la terza parte di me. Che metterà incinta una ragazza facendo in modo che rimanga vergine e che rimanga vergine anche dopo il parto, perché siccome nei racconti greci di parti virginei era pieni, poteva sembrare brutto che questo qui non nascesse da una vergine, no? E quindi nasce da una vergine. Dice poi quel popolo presso il quale lo mando, che è il suo, lo piglierà, lo massacrerà, lo ucciderà. Io interverrò, lo farò risuscitare e attraverso questo massacro darò a tutta l'umanità la possibilità di ritornare a vivere la vita eterna. Però se vogliono fare i bravi fino in fondo devono anche dopo mangiare la carne del mio figlio. Questa è la storia alla quale noi dobbiamo credere e se noi crediamo a questa storia siamo intelligenti e devoti fedeli. Perché è una storia logica, che ha senso. Se uno dice... Guardate che forse l'universo è popolato da altri individui e tutti i testi antichi ce ne parlano, sei un coglione. Questa è la realtà dei fatti. La prima storia è una storia piena di senso, per la seconda sei un coglione. Il fatto è che come nasce Gesù? Nasce... Dopo che un Gabriel, un Gabriel, perché dico un Gabriel? Perché Gabriele non è il nome di un individuo. Gabriele in ebraico, geverdi un el, è un nome funzionale, indica uno che svolge un compito, cioè uno che svolge un compito per conto di un el, cioè di uno degli Elohim. Questo è nell'Antico Testamento dove Gabriel è definito Ish, cioè individuo maschio, senza ombra di dubbio, nel libro di Daniele. Arrivare un ish quando arriva Gabriele, e nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto che arrivò volando con leggerezza, nelle Bibbie in ebraico tradotte letteralmente, con, tutte, con tutti i dizionari di etimologia ebraica, eccetera, 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 c'è scritto chiaramente che arrivò e sente affaticato di fatica. Poi, se volete, vi do i versetti, vi do tutto. Eh? Vi tutto, così potete controllare. Cioè questo Ish, questo Gabriele, arriva da Daniele affaticato di fatica, non volando leggermente. Il problema è che siccome Gabriele deve essere un angelo, e gli angeli come arrivano volando? È che Gabriele non è un angelo, è un individuo in carne ed ossa. Che come hanno fatto altri Elohim, e quando leggerete la Bibbia lo troverete, che visitavano delle donne e regolarmente quelle donne rimanevano incinte e in genere avevano anche dei parti gemellari, questo Gabriele prima visita Elisabetta e lei rimane incinta di Giovanni Battista, quello che sarà Giovanni Battista. Dopodiché questo Gabriele visita Maria e lei rimane incinta di Gesù. E nei Vangeli c'è scritto che lo Spirito coprì Maria. Sapete che cosa dice il gesuita Jean Danielou? cardinale, docente di teologia, accademico di Francia, che non c'è nessun dubbio, non è un'interpretazione, lo dice lui, lo scrive, eh? lo Spirito Santo è la trasposizione in chiave cristiana del Gabriele antico testamentario. Questa stessa roba c'è nel Corano, anche il Corano dice che, che lo Spirito è Gabriele. E quindi quando il Vangelo ci dice che lo Spirito ha coperto la Madonna, a coprire la Madonna è stato Gabriele. E lui dice, anche il cardinale Teyanan dice le stesse cose che dico io, dice non sono interpretazioni, è proprio tutto lo studio che impone questa identificazione, la impone. Quindi Gabriele copre la Madonna e lei rimane incinta. Ci sono ovviamente i Vangeli canonici, quelli che noi dobbiamo credere veri. E poi ci sono i cosiddetti Vangeli apocrifi che invece non dobbiamo credere veri. Sapete che cosa c'è scritto nel protovangelo di Giacomo? Che quando Giuseppe torna da una sua campagna di lavori carpentiere di sei mesi, trova e trova, eh, torna e trova la Madonna incinta e si incazza. E dice, ma chi è che mi ha fatto questo? Come farò a spiegare io al mio Signore che mi ha affidato questa ragazza che così doveva rimanere e invece adesso lei è incinta? Chi mi ha fatto questo? E teme, teme che qualcuno sia andato dalla Madonna facendosi passare per uno che non era. Cioè pensate che cosa c'è. Cioè pensate che cosa girava allora. Ma soprattutto c'è una frase che è stupenda. Lui dice è successo a me... Così poi ne parliamo, se abbiamo tempo. È successo a me ciò che è successo ad Adamo, che aveva una compagna, è arrivato uno e gliela ha sedotta. Perché nell'Antico Testamento Eva è stata sedotta dal cosiddetto serpente e Caino è figlio di quello lì, non di Adamo. E nella letteratura ebraica extra biblica c'è scritto che probabilmente ha subito violenza sessuale Eva. E Giuseppe dice è successo a me quel che è successo ad Adamo. Quindi vuol dire che al tempo di Gesù pensavano, sapevano, scrivevano che la Eva era stata sedotta da un altro. Almeno per quanto riguarda Caino. Questo c'è scritto nei Vangeli che noi non dobbiamo credere veri. Però se per caso è vero ciò che dice il gesuita Jean Danielou, dobbiamo prendere atto che Gesù è figlio di un normalissimo atto sessuale o di un impianto, visto che loro facevano anche quelli. Visto che le hanno fatti con la moglie di Abramo, le hanno fatti per avere Giacobbe ed Esaù, le hanno fatti per Sansone, quando interessava intervenivano direttamente, anche su donne formalmente sterili. Loro le visitavano e quelle rimanevano incinte, guarda caso. Nel Vangelo di Giovanni Vabbè, nel, nel capitolo 6 della Genesi si dice chiaramente che quando i figli degli Elohim videro le femmine Adame, e vide, videro che erano tovot, cioè che erano belle, che erano appetibili, se ne presero per compagne quante ne vollero. Quante ne vollero. Allora, se noi abbiamo questi tipi di racconti, che non dobbiamo credere veri, è una scelta che possiamo fare. Io faccio finta che siano veri come gli altri, io faccio sempre finta. E facendo finta, però, li vado a leggere, ovviamente, no? Perché altrimenti è chiaro che come dire, li escluderei. Invece, io non li escludo perché li hanno esclusi per motivi ben precisi, ovviamente. Perché non si può accettare, no? Che la Madonna che deve rimanere vergine anche dopo il parto abbia avuto un normale rapporto sessuale. Non si può accettare. In realtà è ciò che viene fuori dagli scritti. E quando nel Vangelo di Giovanni si parla, sapete, dopo la cosiddetta resurrezione di Gesù, del fatto che c'erano riuniti nel Cenacolo gli undici. Uno dice, vabbè, certo, erano riuniti gli undici perché mancava Giuda. No, Giovanni scrive: erano riuniti gli undici perché mancava Tommaso, detto Didimo. Ora, Didimo, adesso vi spiego. Supponiamo che noi conosciamo un gruppo di dodici persone che ha un capo carismatico queste 12 persone sono seguiti da donne e che uno ce le presenti e ci dica lei è Anna, lei è Francesca lei è Maddalena eh, lei è Roberta lei è la moglie, senza dirci di chi di chi pensiamo che sia la moglie del capo cioè la cosa più immediata che ci viene no? altrimenti ci dicono lei è la moglie di lui se dicono lei è la moglie e c'è il capo carismatico bene perché mancava Tommaso detto Didimo il gemello, punto. Il gemello di chi? Visto che era un altro intervento di quelli lì, gli è scappato un'altra volta un parto gemellare? Sapete che con una procreazione assistita scappano i parti gemellari. È scritto così, eh? I Vangeli che avete in casa? Non nelle mie traduzioni. Detto Didimo, il gemello, punto, senza specificare di chi. Se fosse stato il gemello di Pietro, di Andrea, di... L'avrebbero detto. No, il gemello, il gemello per Antonomasia, è il gemello suo, no? È la prima cosa che viene in mente. Sono i ragionamenti di un mentecatto, quindi prendeteli come tali, ovviamente. Ma quando lui viene tirato giù dalla croce fanno in modo di non fargli spaccare le ossa perché non avrebbero più potuto salvarlo. Nel Vangelo di Pietro, sapete come si dice che è uscito dal da, da, da sepolcro? Che durante la notte è scesa dal cielo una luce, in quella luce c'erano due individui che hanno aperto la porta del sepolcro, sono entrati, poi ne sono usciti in tre, di cui uno dei tre veniva sorretto perché non riusciva a camminare. Ora, noi questa cosa non la dobbiamo credere vera, noi dobbiamo credere. Spera che lui è risorto passando attraverso la pietra. Quella la dobbiamo credere vera. Il fatto che siano arrivati in due, abbiano aperto la porta, siano entrati e siano usciti in tre e il terzo lo tenevano a braccia perché non riusciva a camminare, questa no. Questa non è vera. Io ve le racconto, poi voi fatene quel che volete ovviamente. Eh? Fatene quel che volete. Però bisogna sapere che ci sono queste cose qui. Perché altrimenti noi ascoltiamo, siccome non li leggiamo i testi, ascoltiamo sempre soltanto le cose che ci vengono raccontate. E quando qualcuno dice, ah eh, ma Biglino va a scegliere, e certo vado a scegliere i pezzi che non vi leggono mai, ovviamente, non mica a scegliere i pezzi che già conoscete, perché quelli lì ve li leggono sempre. Andiamo a leggere anche quelli che non vi leggono mai, che così li capiamo e ci facciamo quantomeno un'idea di ciò che veniva scritto allora. Perché altrimenti viviamo nella convinzione che fosse scritto ciò che ci viene raccontato. No, c'era scritto molto altro, ma molto altro, che ci consente di creare una storia completamente diversa. Visto che Giovanni Battista aveva il compito di preparare la via a quello che doveva essere il nuovo messia, sapete si dice che Giovanni Battista battezzava nel Giordano per la remissione dei peccati. Ora chiunque vi dirà che nel mondo ebraico nessuno può rimettere i peccati se non Dio. Quindi Giovanni il Battista non poteva rimettere i peccati a nessuno. Nel greco c'è scritto che quelli che andavano a farsi battezzare in quanto alle loro colpe erano ex homologumenoi. Ex homologueo è un verbo che indica il proclamare ad alta voce e anche con una certa enfasi erano ex tassa martia sauton, le loro colpe, cioè andavano lì a dire ad alta voce ciò che avevano fatto. Ora se io devo preparare un esercito di combattenti, che dovrà poi essere utilizzato da quello che verrà dopo di me, chi vado a cercare? Le pie anime o vado a cercare quelli che già... Allora tu cosa hai fatto? Io ne ho uccisi tre, vieni con noi, le tue colpe con noi non contano più. Tu cosa hai fatto? Io ne ho uccisi due, vieni con noi. E poi si rivolge a voi, scribi e farisei, razza di vipere, se non praticate la metanoia, cioè la, il cambiamento della mentalità, la scure è già ai vostri piedi. Noi vi ammazziamo. Cioè, o vi mettete con noi, o noi vi ammazziamo. E quando Gesù parla del giudizio finale e dice che i condannati verranno buttati nella gehenna, No? Che viene sempre presentata nell'inferno, non c'entra niente. Ge Innon era un avvallamento che si trovava fuori mura di Gerusalemme, dove si buttavano i rifiuti, compresi i cadaveri, che venivano bruciati e bruciava continuamente. Quindi noi nel giorno in cui porteremo a termine l'operazione, i vostri cadaveri li buttiamo lì, nei rifiuti. Capite? Cioè. C'è tutto un altro modo che, per leggere questi testi, che rispetta quello che c'è scritto, ma che è coerente, è coerente con ciò che c'è scritto tra, tra Antico e Nuovo Testamento. Io non so se è vero, sia ben chiaro, non so se è vero, perché io la verità non ce l'ho. Hm? Chi vuole la verità suoni ad altri citofoni. Questo deve essere sempre chiaro. Chiaro, io vi dico quello che c'è scritto. E voi ne fate quel che volete. Se vi piace lo utilizzate per i vostri ragionamenti, se non vi piace lo buttate nel cestino e andiamo a prenderci un caffè assieme esattamente come prima. Perché io non devo creare né gruppi né sette niente, niente. Io parlo perché vengo chiamato a parlare. Il giorno che smetteranno di chiamarmi, io smetterò il giorno stesso di parlare, non la vocazione del predicatore, non devo fare, devo fare niente. È, una cosa, è un lavoro mio che ho cominciato per me e poi adesso mi trovo qui. Ho cominciato per me perché coltivavo mia curiosità e adesso mi trovo qui a fare questo. E va bene, sono, per carità, sono contento, ci mancherebbe. Però voglio dire, eh, io, io vi racconto quello che c'è scritto, però almeno cerco di raccontarvi tutto, perché altrimenti noi ascoltiamo sempre soltanto una parte. No? Come per esempio, ah, beh, facciamo così: visto che abbiamo parlato di Adamo ed Eva. Qui c'è un discorso che sta venendo fuori che è veramente di un fascino incredibile da, da, da pelle d'occa. Un lavoro che sto facendo col dottor Massimo Barbetta, che è un esperto di letteratura rabbinica, extrabiblica. E eh, oltre a venire fuori i possibili luoghi da cui questi signori arrivano, vengono fuori cose relative alla fabbricazione di Adamo. Tra l'altro nella fabbricazione di Adamo, quando ne abbiamo parlato il 6 marzo, sentite che cosa ha detto il teologo cattolico. La giornalista chiede, secondo la letteratura, allora, siccome il teologo cattolico poco prima aveva detto che nella Bibbia non esistono, vi prego scaricatelo questo libro, è gratis, quindi non sto sponsorizzando i miei libri, è gratis e ci trovate scritto che il teologo cattolico dice... Non c'è il concetto della creazione, non c'è il concetto dell'eternità, non c'è il concetto dell'immortalità. Lo dice il teologo cattolico. Eh? Nella Bibbia questi concetti non ci sono. Non ci sono. Così il concetto di eternità o di mortalità, ad esempio, è un concetto che non esiste all'interno del Primo Testamento. Non esiste. Perché non esiste. C'è niente da fare, non esiste. Quindi predicano la Bibbia come se la Bibbia non fosse scritta, perché tanto la gente non la legge, perché è giusto che voi andiate a verificare tutti i versetti che vi cito io. Loro sono fortunati perché nessuno va a verificare i versetti, le cose che citano loro. Però fatelo con me ma fatelo anche con loro, io sono tranquillo, ve lo garantisco. Allora, visto che non si parla di creazione, la giornalista dice, ma quindi secondo la, lettera, la lettura biblica, si può davvero parlare di creazione di Adamo? Il teologo cattolico, Adamo è stato, pausa, è stato fatto, è una cosa un po' diversa, e la giornalista. Ma quindi lei si trova d'accordo con Mauro Biglino? Lui, cioè, vuol dire che è stato con qualcos'altro, è venuto fuori se vogliamo mantenere l'allusione. Che l'uomo è fatto d'altro. Sì, è fatto d'altro. E eh, certo che è fatto d'altro, perché la Bibbia si dice di che cosa è fatto l'uomo. È fatto del DNA degli Elohim, ce lo dice la Bibbia. Lui non poteva andare avanti oltre questo, lo capisco, già io gli sono riconoscente per l'onestà intellettuale che ha avuto nel riconoscere questa roba qui, dire che l'uomo è fatto d'altro, non creato. E quando c'è scritto, sapete tutti la storia del Dio Vasaio, no? Dio che modella l'argilla? Eh, ma lo sapete che nella Bibbia questo non c'è? Non c'è scritto che l'Adam è stato fatto con la far cioè che l'adam è stato fatto con la polvere della terra, ma c'è scritto che gli Elohim hanno fatto l'adam afar, cioè hanno fatto quel modello che hanno chiamato adam afar, che è quello che hanno impiantato qui. Non con la far non c'è il con. Se voi prendete le Bibbie ebraiche tradotte letteralmente, il con non c'è. Se voi prendete le Bibbie della collana Bibbia ebraica interlineare delle edizioni San Paolo, il con non c'è perché sono quelle Bibbie che vanno nelle facoltà di teologia, che vanno nelle università dove c'è la gente che conosce l'ebraico. E quindi il con la polvere della terra o con l'argilla non c'è perché in ebraico non c'è. C'è scritto hanno fatto la dama far, cioè questo modello. E se noi questo lo mettiamo in concomitanza con ciò che c'è scritto nei testi vedici che nell'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte qui, noi siamo una di quelle. Eh? Noi siamo uno di quelle. Quindi hanno fatto la dama far. Dopodiché, cosa fa? la Bibbia ci dice, di fatti, siamo nel libro della Genesi, poi l'Elohim prese l'Adam e lo pose in Ganeden. Ganeden è quello che viene tradotto con paradiso terrestre. Gan significa luogo recintato e protetto. Allora, a noi è sempre stato detto che l'uomo è stato creato nel paradiso terrestre. L'uomo non è stato creato meno che mai nel paradiso terrestre, perché lo dice la Bibbia, è stato preso dove l'hanno fatto e messo nel Ganeden, che è una cosa diversa. E l'hanno messo perché lo lavorasse, lo custodisse. Dopodiché, questo Dio onnisciente che sa tutto e prevede tutto, dopo un bel po' di tempo, si accorge che la compagnia degli animali per quel gruppo di maschi non è sufficiente. Sapete che cosa c'è scritto in quei testi di teologia ebraica che vi ho citato prima, della casa editrice Mamash? C'è scritto che l'Adam si accoppiava con tutti gli animali. E questo gli venne proibito do solo dopo che gli era stata fatta la femmina. Prima si accoppiava con tutti gli animali. È scritto nelle, 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 nelle note di quelle Bibbie ebraiche. Ma questo è evidente. Tant'è che quando gli fanno la femmina... <ride> Femmina? No, ma tu non c'entri niente. Fantastico, fantastico, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Allora, per fare la femmina, Dio che fa così e crea l'universo, cosa deve fare? introduce perché questo è il significato. Nel maschio un sonno profondissimo. Poi gli preleva, una parte gli preleva, un qualcosa da una parte laterale ricurva, che è quella che viene tradotta con costola. In realtà in ebraico non è costola, ma è una parte laterale ricurva. Chiude la carne dove ha fatto il prelievo e con ciò che ha prelevato fabbrica la fede. E dico fabbrica perché il verbo ebraico, è eh? Il verbo è yazzar. Lì non, non si usa neppure il verbo barà, che è quello che viene già comunque quello tradotto erroneamente con um, creare. Lì usano proprio il verbo yazzar, cioè ha fabbricato la femmina, con quella roba che ha preso dalla cresta iliaca del maschio, cioè le cellule staminali. E poi la presenta il maschio. Sono profondo, quindi l'anestesia. Allora ehm, formò una donna, qui lo traducono correttamente, formò. Poi la condusse alla Dame. Allora la Dame disse, diciamo così, che io una settimana che vengo a mangiare a casa di Elio Lupo e dico Elio, senti, oggi, oggi la pasta era cotta al punto giusto. Cosa vuol dire? Che le altre giorni... Poi la condusse all'uomo, allora la Dam disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne, non le altre femmine che mi avete preso. Li traducono finalmente, perché sono la anche gli ebrei che traducono negli Stati Uniti le Bibbie in, in inglese, traducono finalmente, cioè finalmente mi avete dato una femmina giusta, non le altre di prima. E io mi immagino Dio che dice che culo questa gli è piaciuta, finalmente. Ma è così, eh? Questa volta è quella giusta, questa volta, non le altre di prima. E nella letteratura ebraica extra biblica c'è scritto che lui ha rifiutato altre femmine. Eh? E dice: Questa volta è osso delle mie ossa. E qui c'è una cosa bellissima, non so se lì lasciano anche, lasciano Ish e Isha o no. Cosa dicono? Subito dopo. E poi? Sarà chiamata? Ah, basta, nient'altro. Allora, qui invece, per fortuna, lasciano. Qui siamo nella Bibbia San Paolo: lasciano anche i due termini ebraici, perché in italiano significa poco. Allora, questa volta, quindi questa volta, è osso delle mie ossa e carne della mia carne, sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta, il che non significa nulla. In ebraico, invece, il significato c'è. Cioè, come? Perché in ebraico c'è scritto: sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta. Ish significa individuo maschio. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile a Ish. Quindi sarà chiamata maschia, diciamo così, perché, o uomo, perché è stata tratta da un maschio, cioè da me. Cioè il significato è preciso. È preciso. E qui per fortuna lo lasciano, dicono donna e lasciano isha, perché da ish è stata tratta, per fortuna l'hanno lasciato. Come? Anche lì c'è isha. Ok, perfetto. Capite? Cioè ce l'abbiamo sotto gli occhi queste cose qui, eh? L'abbiamo sotto gli occhi, è che non leggiamo la Bibbia, la sentiamo spiegare, la sentiamo raccontare, ma se la leggiamo con un minimo di attenzione, tra l'altro ci accorgiamo che non è quel mattonazzo che per certi aspetti ci lasciano credere che sia, perché se pensiamo che è un mattonazzo non la leggiamo. Oppure ci dicono sì, leggetela pure, però poi fatevela spiegare da chi no. Allora, noi non siamo dei sapienti, loro sono i sapienti, noi siamo gli ignoranti. Mi ci metto anch'io, ci mancherebbe, altrimenti non studierei se non avessi questa consapevolezza. Sono un ignorante, ma ho la stessa intelligenza dei sapienti. Loro sono sapienti, ma siamo intelligenti, uguale. Quindi leggo la Bibbia e capisco quello che c'è scritto. Tutto lì, tutto lì. E non ho bisogno di inventare. Perché qui non c'è bisogno di inventare. Quando si dice questa volta è giusta, vuol dire che c'erano altre volte in cui non era giusta. Quando si dice finalmente è giusta, finalmente cosa vuol dire finalmente? Che ci sono state delle altre volte in cui non era giusta. Non c'è bisogno di essere dei sapienti per capire queste robe È sufficiente l'intelligenza tutta nostra, senza essere dei sapienti. Però bisogna leggerla con tranquillità, con serenità, così come bisogna leggere quando sto proprio andando. Con serenità e con tranquillità, i salmi, i salmi che sono queste preghiere stupende, dolcissime, rivolte a Dio. Eh, sapete che questo Papa punta molto sulla misericordia di Dio: no? la misericordia di Dio eterna. In effetti, ci sono dei salmi dove questa cosa qui è ripetuta un sacco di volte. Per esempio, salmo 136: Eterno il suo amore, eterno il suo amore, eterno il suo amore. Lo leggiamo un attimo. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro perché è eterno il suo amore. Divise il mare in parti perché è eterno il suo amore. Travolse il faraone e il suo esercito nel mare perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti perché è eterno il suo amore. Poi c'è tutto l'elenco. Diede la loro terra in eredità perché è eterno il suo amore in eredità a Israele, suo servo, perché è eterno il suo amore. L'amore di Dio è eterno perché uccide, stermina i nemici di Israele, gli toglie le terre e le dà ad Israele. Quando ci dicono che nei salmi c'è scritto che l'amore di Dio è eterno, alziamo la mano e diciamo sì è vero, però perché non mi dice tutto il resto per cortesia? Per cortesia? E mi dice soltanto la parte che piace a lei? Siamo sempre nei salmi qui, figlia di Babilonia, beato chi ti ricambierà quanto tu hai fatto a noi, beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la roccia. È una beatitudine immensa, immensa. Il salmo, se non sbaglio, il salmo 18, che sicura, sicuramente è un salmo che avete sentito in chiesa più volte. Signor, dunque ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, eh, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, l'avete sentito un sacco di volte perché... Bene, siamo sempre nel Salmo 18. Eh? Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non sono tornato senza averli annientati. Li ho abbattuti e non hanno potuto rialzarsi, sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia, hai piegato sotto di me i miei avversari. E io ho sterminato quelli che mi odiavano. Si è esaltato il Dio che mi ha accordato la vendetta e sotto di me ha soggiogato i popoli. Qui è il popolo di Israele che dice al suo comandante militare: Tu sei la mia roccia, il mio liberatore, mia rupe in cui mi rifugio. L'umanità non c'entra niente. Mai, non c'entra niente. Bisogna leggerli. Bisogna leggerli, altrimenti ce li sentiamo soltanto predicare. E che più, chi più ne ha, più ne metta. Com'è? No, 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 no. No, 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 no. Cioè, quindi ci sono queste cose qui che sono evidenti, sono evidenti se uno le legge. Così come succede spesso che si dica, ah, è una bufala no, dire che la Bibbia parla di oggetti volanti. È una bufala. Allora, c'è... Io da, da, devo dire, negli ultimi due anni ho letto molte volte questo versetto e ogni volta, ogni volta mi aspettavo che qualcuno nella conferenza alzasse la mano per contestarmi. Non è mai avvenuto. Ma lì c'era una contestazione da farmi su base biblica. Non me l'hanno mai fatta. Allora sapete che cosa ho fatto io? Mi sono contestato da solo nel nuovo libro, quello lì, la caduta, la caduta degli dèi. Cioè mi sono contestato da solo, però non mi sono risposto io. Ho fatto rispondere all'esegesi ebraica. Quindi, visto che nessuno mi rivolgeva a questa contestazione che sarebbe stata una contestazione fondata rispetto a tutte le balle che raccontano, che veramente lasciamo stare, cioè, proprio si inventano di tutto per contestare, ma lasciamo stare? Va bene così. Questa qui ci stava perché bastava prendere delle altre Bibbie e dire no, ma è scritto diversamente, non me l'hanno mai fatta allora me la sono fatta da solo e ho fatto rispondere alla esegese ebraica. E tra l'altro non ho fatto rispondere, ho messo proprio, ho fatto lo scanner della risposta e l'ho messa, l'ho pubblicata, così a me non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Ezechiele dice poi uno spirito, in ebraico è un ruach, mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto mentre il cavod di Yahweh si alzava da quel posto. Udì il fragore delle ali che battevano e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Il ruach mi sollevò e mi portò via. Mi portò via. Cioè, qui si dice Ezechiele 3, qui si dice chiaramente, e poi Ezechiele 3 si ricollega a Ezechiele 8, Ezechiele 10, cioè di macchine volanti nella Bibbia si parla un sacco di volte. Se prendete, perché poi anche qui veramente queste cose mi vabbè, gli studi del professor Luigi Moraldi, che non solo è un esperto, è considerato l'esperto degli esperti, purtroppo è morto, è considerato l'esperto degli esperti, nel senso che viene citato dagli esperti. Lui è un profondo conoscitore non soltanto della Bibbia, le sue pubblicazioni le trovate eh, edite dalla UTET, ma anche dagli apocrifi dell'Antico Testamento, dove lui dice chiaramente, sulla base per esempio del Targumim di Jonathan, eccetera, che le macchine volanti descritte sono almeno di 23 tipi diversi. 23 tipi diversi di macchine volanti, lo scrive il professor Luigi Moraldi, non Mauro Biglino che non è nessuno, ok? Che è il mentecatto che si inventa le cose. 23 tipi di macchine volanti. Allora, se questa cosa qui non piace, io posso capire che non piace. No? Sentir dire che la Bibbia parla. Bisogna però avere l'onestà intellettuale di dire, la Bibbia dice quella roba lì, però quando dice quella roba lì vuol dire altro. E allora ci diano l'interpretazione, per carità. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Quello che non è libero di fare è negare quello che c'è scritto, perché quello c'è scritto. E l'esegesi ebraica dice che la traduzione giusta è questa qui. È questa qui, Guerre giudaiche, libro sesto, versetto dal 290 al 300. Non solo Giuseppe Flavio, in uno dei libri Mondadori, ho pubblicato che di quella roba lì parla anche Tacito, nel libro quinto delle sue storie che ci dice che nel 70 d.C. nei cieli di Gerusalemme c'erano dei cari celesti con una voce che diceva le divinità se ne vanno, perché stavano arrivando i romani con le loro divinità. Ho citato anche Plinio il Vecchio, dove dice che al tempo delle guerre cimbriche, quindi... 113-100 a.C., sui cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia tra due schiere di cari celesti, una che arrivava da occidente e l'altra che arrivava da oriente e quella che arrivava da occidente è stata sconfitta. Ma queste cose qui, di queste cose qui non si può parlare, perché se ne parli sei un coglione, come dicevo prima. Eh, quindi vuol dire che Tacito era un ufologo anteliteran, Plinio era un ufologo, eh, Giuseppe Flavio era un ufologo, ma cosa dice? Bellissima, uh, sentite questa, fantastica. Sapete che Mosè è uno che eh, a un certo punto decide di andare a morire. No? Quando a arriva alla terra, cosiddetta terra promessa, lui dice a me non è concesso di entrare e quindi se ne va con i suoi due fedelissimi, Eleazaro e Giosuè, in territorio di Moab e va a morire. Ma nessuno lo vede morire. Nessuno lo vede morire e nessuno sa dove sia la sua tomba. Quindi è uno dei rarissimi casi in cui un fondatore di popoli non ha un mausoleo al quale quel popolo si possa, no, come dire, rivolgere per venerare il suo fondatore. Sentite cosa scrive Giuseppe Flavio nel suo libro Antichità Giudaica. Allora, intanto la Bibbia dice che quando Mosè andò a morire era in perfetta salute. Cioè lo dice proprio la Bibbia che avete in casa, eh? cioè era perfetta. Giuseppe Flavio dice che Mosè se ne andò nella valle di Moab, poi arrivò una nube e se lo portò via. Ora, nube è uno dei termini con i quali nella Bibbia si indicano i mezzi con cui si spostavano quelli lì. E il termine anan in ebraico, nei dizionari di etimologia ebraica, compreso quelli pubblicati dall'Università di Haifa, c'è scritto che è un qualcosa che si presenta alla vista rapidamente e produce un rumore lungo, sordo e sommesso ci vuol poco a... Ah. allora arriva una nube e lo porta via e poi conclude Giuseppe Flavio dice Mosè fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se ne era andato con le divinità ma non è stupenda una roba del genere? non è la pelle d'occa a me viene la pelle d'occa ma lo giuro faccio vedere sarà che sono appassionato ma cioè Fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se l'erano portato via. Ma non era il primo che si erano portato via, si sono portati via Enoch, si sono portati via Elia. Avete presente quando c'è la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor? Chi è che si presenta a Gesù? Elia e Mosè, due non morti. Cioè due portati via dagli Elohim, ma guarda caso. Ma guarda caso. Sono tutte cose che vengono fuori facendo i ragionamenti da mentecato e mettendo assieme le cose scritte così prego. Però coincidono tutte, senza inventare niente. E questo è il bello, e questo è il fascino. Basta metter, leggerle con attenzione e metterle assieme. Questo siamo capaci tutti a farle, perché abbiamo tutti l'intelligenza. Tutti. Arrivo? Sì della chiesa la Bibbia e le con i testi piani cioè di... allora nel libro La caduta degli dèi che adesso immagino non ci sia più metà del libro è dedicato a quello allora in quel libro lì che cosa abbiamo fatto? Siccome sono anni che io dico che della Bibbia si devono occupare gli scienziati e non si devono occupare i teologi perché non è questione loro allora io ho coordinato tre ingegneri aerospaziali che lavorano per il Centro Italiano Ricerca Aerospaziali che lavora per la NASA. Okay? Facevamo una call conference a settimana e loro hanno scritto un capitolo intero di quel libro ricostruendo le macchine di Ezechiele. Baccarini, che invece conosce i testi orientali, ha coordinato il lavoro di due ingegneri induisti che hanno studiato l'aerodinamica dei Vimana. E in quel libro c'è tutto, c'è tutto. È un libro di 600 pagine, ma l'abbiamo fatto grande perché altrimenti veniva quasi di mille, se l'avessimo fatto nella, nel formato normale dei nostri libri. Quindi lì c'è proprio il confronto tra la tecnologia descritta nella Bibbia e la tecnologia descritta nei testi indiani. Quella descritta nei testi indiani è infinitamente più ricca, perché? Perché mentre la Bibbia è finita nella man nelle mani dei teologi monoteisti, che hanno quindi cercato di far sparire... Là per loro parlare di quelle cose lì è assolutamente normale. Normale. Cioè parlare nel, delle battaglie dei cieli, tra, dei deva, per loro è la normalità assoluta. Se ne parliamo noi siamo dei coglioni. Scusate, se ne parlo io sono un coglione. Ma là per loro è normale. Là descrivono non soltanto... Le macchine, ma descrivono anche quali erano quelle che potevano volare solo nell'atmosfera, quelle che potevano andare sott'acqua, quelle che potevano uscire dall'atmosfera. Sono descritti i tessuti con cui erano intessuti gli abiti dei piloti, le diete dei piloti, le diete, come la NASA. Ah, tra l'altro, sapete cosa vuol dire NASA in ebraico? Portare su, sollevare. Se viene letto. Se viene letto con la sin, nasa significa portare su, portare in alto, sollevare. Se viene letto, cioè con questo puntino invece di essere messo qui, viene messo lì e diventa una sin, nasha significa illudere, ingannare, prendere in giro. <ride> Sapete che la nasa è stata fatta in sostanza dagli scienziati nazisti? che sono stati portati dopo la seconda guerra mondiale perché erano molto più avanti degli americani, quindi se li sono presi, se li sono portati là, e quindi la NASA è stata fatta da loro. e Comunque, quella roba lì, insomma. Sì, chiedo scusa però perché c'era il ragazzo lì che dice, ma io sono stato il primo che ho alzato la mano. Ne hai una serie? Finalmente, allora eh, faccio un po' l'avvocato del diavolo perché siccome leggo tutte le contestazioni che ti vengono fatte praticamente dalla mattina alla sera, okay. eh, una delle madri delle contestazioni è quella che ruac e spirito non sono la stessa cosa. E mi riferisco all'esempio che hai fatto poco fa quando lo spirito si posò su Maria qualcuno dice come fa un disco volante a posarsi su Maria? Questa è la prima sì, domanda. Sì, rispondo subito, eh, sorrido perché mi viene in mente la dignità di quella persona lì. Allora, la lingua ebraica, cercherò di essere il più semplice possibile, esattamente come tutte le altre lingue, è polisemica. Cioè ci sono delle parole che hanno più di un significato. Quindi, Basta leggere la Bibbia per capire quando Ruach significa spirito e quando Ruach significa un'altra cosa. E ti faccio subito un esempio. Scusa, do del tu ma. Io ieri ero un po' giù di spirito. Sono stato a trovare un mio amico che mi fa morire da ridere perché è un uomo di spirito. Adesso a metà agosto io raccolgo le prugne che ho sui miei alberi e le metto sotto spirito. Questo mio amico è, è, ha, ha un hobby, distillare lo spirito dalle minacce. Gioca a calcetto perché è uno spirito sportivo e è molto apprezzato perché ha spirito di squadra. Sette significati di spirito. Avete avuto difficoltà a capire ogni volta cosa significava spirito? No, perché è chiaro che se metto le, le prugne sotto spirito non le metto sotto... Invece quella gente lì che dice spirito vuol dire sempre o vuol dire sempre disco volante, cioè è chiaro che fa una contestazione priva di senso, ma sarebbe gli stessi che direbbero che trovando tra mille anni le bottiglie che io uso dove prendo l'alcol, che non è la grappa, è proprio l'alcol dove c'è scritto nell'etichetta ideale per la frutta sotto spirito, io mi chiedo quegli esegeti lì tra mille anni diranno ma sotto che spirito mettevano la frutta? a parte il fatto che poi poco fa hai detto che per qualcuno di ebreo stesso cioè, lo, lo stesso di Gabriele un Cap... attimo se ci riflettessero un attimo non le scriverebbero quelle cose. Vabbè, vai avanti che le contestazioni eh, mi piacciono. Sì. Poi appunto che sempre, me le faccio da solo se non me sempre, le fanno. sempre in argomento di contestazioni. Eh, non faccio il nome dell'autore dell della contestazione ma capirai subito chi è sì, sì, c'è eh, qualcuno che ehm, ti contesta il fatto che lui dice di aver scoperto che Gesù era discendente di Erode nipote di Cleopatra eccetera eccetera e va contro la tua teoria ma a me sembra che tutti e due credete che Gesù storicamente è esistito quindi in che cosa discordate lui, non lo capisco lui è uno che ha scritto un libro nel quale il primo libro ha portato le prove inconfutabili della sua esistenza. No, che Gesù non è mai esistito. Nel secondo libro ha portato le prove inconfutabili che Gesù era uno zelota della famiglia di Giuda di Gamala. Nel terzo libro ha portato le prove inconfutabili che Gesù era della famiglia di Erode. <ride> Io non gli rispondo. Okay. Finito. Cioè, sto dicendo, se vuoi, eh, ti dico anche i ti, titoli, cioè, tanto sai chi è, quindi sì. insomma. No? Eh, eh. Eh, poi. Un'altra domanda eh, riguardo al passo che abbiamo letto all'inizio della conferenza quando Gesù diceva vai, vendi tutto quello che hai, eccetera, eccetera, e il tizio gli diceva: Io ho osservato tutti i comandamenti. Ora, Gesù a quali comandamenti si riferiva? Ai 600 e cocci no, no, dell'Antico no, Testamento? Non uccidere, non rubare, non sono elencati? I 10. I 10, 10, 10, cioè quelli fondamentali nel rapporto con gli altri, insomma. Sì. Ma, scusa, non ma, i 600 ma, ma 30, Se sì. Gesù conosceva. Esattamente alla legge ebraica, non si sarebbe dovuto riferire ai 600 e cocci Sì, in infatti, si sa lui si sarebbe dovuto riferire a siccome i Vangeli sono stati scritti con un obiettivo preciso. I 613, quelli a cui dire erano diretti i Vangeli, non interessavano più, non bisognava neanche dirglieli, no? Perché dire ad un ehm, appartenente alla cultura ellenistica non far bollire il capretto nel latte di sua madre, eh? quello gli dice: Ma sei scemo? cioè. Sì. E quindi hanno ridotto nei Vangeli a quei, quelle norme che potevano essere divulgate anche nel mondo greco-romano, cioè quindi all'interno del pensiero ellenistico dove andava veicolato quel personaggio. Okay? Eh, L'ultima domanda sì. concludo. e concludo. Mi spiace perché mi, mi piacciono le contestazioni. Eh, ero, ero curioso di eh, sapere qual è stato il criterio di selezione al concilio di Nicea fra i. Vangeli apocrifi e quelli che poi sono diventati canonici, sì, perché sì. se prendo io come Vangelo apocrifo quello di Pietro, vicario di Cristo, la cosa non mi comincia a tornare. E esatto. dove soprattutto, come abbiamo detto poco fa, lui, Pietro stesso dice che due tirarono fuori a braccetto Gesù dalla tomba e che comunque dopo la Maddalena è dichiarata come sua moglie. Sì, esatto. Allora in realtà il concetto di selezione è iniziato prima di Nicea, è iniziato con Ireneo di Lione, quindi il vescovo Ireneo di Lione, e poi successivamente con Attanasio di Alessandria, che sono quelli che hanno identificato i quattro vangeli che conosciamo noi come canonici. E li hanno identificati perché li hanno ritenuti quelli più utili per veicolare il messaggio che andava veicolato. Tra l'altro, leggendo la letteratura cristiana del tempo, si capisce bene anche la differenza tra quando parlavano tra loro dotti e quando raccontavano le cose alla gente, tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Quindi, per esempio, Ireneo di Lione, che si dice aver avuto come maestro un gnostico, è una persona che apparteneva eh, all'agnosi, ha inserito il Vangelo di Giovanni, che in effetti è un Vangelo gnostico. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo gnostico, ma è stato inserito perché? Perché è l'unico tra i quattro nel quale è contenuta la definizione di Gesù inteso come figlio di Dio nel senso greco, che è quello che andava veicolato, cosa che per il mondo ebraico è una bestemmia inaccettabile, una di quelle che non sono neanche passibili di perdono. No? Però tanto quello non andava agli ebrei, andava al mondo greco-romano e quindi l'hanno inserito così. Quindi, poi Atanasio di Alessandria ha riconfermato questo. Sto ovviamente stringendo. E quindi poi si sono tenuti quelli, anche perché soprattutto i tre sinottici, cioè diciamo, Matteo, Marco e Luca, erano quelli che venivano più richiesti dal popolo come lettura perché in effetti se li leggete bene sono anche più facili. E un consiglio, che, che mi sei, una indicazione, consiglio a parola grossa. Se avete voglia, leggete il Vangelo di Marco, che è un Vangelo molto corto, in una sera lo leggete tutto. Leggetelo, lì dipende da ognuno di voi, tutte le volte che vi sono utili per dire adesso lo possiedo, cioè conosco il Vangelo di Marco, ok, lo conosco. Poi leggete il Vangelo di Giovanni. No, non, non voglio dirvi niente perché non voglio condizionarvi, però leggete il Vangelo di Marco e poi leggete il Vangelo di Giovanni. Quando lo possedete, leggete il Vangelo di Giovanni. Però appunto non voglio dirvi niente perché altrimenti poi si dice a condiziona... Quindi un'indicazione così, fate, fate quel che volete, fate quel che volete. Prego, F tu sei a... sì? Eh, volevo fare una domanda. È qui? È qui, 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 già c'è qui. Sì, sì. Eh, volevo chiedere, lei cosa ne pensa del, del, del versetto che è del, a, a, a Apocalisse... Quale? Eh, quello che parla, appunto, che scenderanno questi che scenderà Dio e, 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 e si rileva al mondo. Insomma, dunque, io ritengo che l'Apocalisse sia un testo che è stato scritto in codice per le chiese nascenti di allora per metterle in guardia e per esprimere una speranza, quindi che non abbia nessun. Valenza o intento profetico per il futuro, cioè che non ci riguardi più, era semmai una speranza che riguardava allora e che non si è verificata. Così come Gesù Cristo ha sbagliato tutte le profezie, proprio le ha sbagliate in pieno, sempre che le abbia pronunciate, ma le ha sbagliate tutte in pieno. Nessuna delle sue si è, perché anche lui sperava che le cose avvenissero da un momento all'altro. Tra l'altro, basta, basta leggere la Didache cristiana, subito dopo, dove loro aspettavano che lui arrivasse da un minuto all'altro. Non in futuro, da un minuto all'altro. Tant'è che usavano un termine in aramaico che è Maranata, che vuol dire dai, vieni adesso, vieni, siamo qui che ti aspettiamo. Questo è il motivo per il quale Paolo ha dovuto inventare la risurrezione della carne, vabbè, ma sarebbe un discorso lungo. Allora, comunque, il, e quindi era un qualcosa che riguardava allora. Tant'è che, per esempio, si fa un gran parlare del 666, no? Adesso. Il codice, eccetera, eccetera, eccetera. Nel papiro di Ossirinco, che è un papiro più antico rispetto a quelli dai quali viene tratta l'Apocalisse che usiamo noi, non era 666 ma era 616. Perché? 666 è la trasposizione numerica del nome in greco Kaiser Nero, cioè il Cesare Nerone. Nel papiro di Ossirinco, che è antecedente, il 616 corrisponde al nome di Caligola, che in effetti è stato imperatore. Non, non subito prima di Nerone, l'imperatore ancora prima, quindi quando c'era Carigora il numero della bestia era 616, quando c'era Nerone il numero della bestia è diventato 666. Ok? Prego? Ah sì, eh, sì allora chiedo scusa, ma c'era prima il signore qui... Eh, sì, sì, no, io voglio parlare di un personaggio... Oltre perché compare una volta sola nella Bibbia, mi sono appuntato anche diciamo, i versetti dove se ne parla di questo personaggio e stiamo parlando del... Ah, mi alzo? Sì. E, in poche parole, stiamo in Levitico 16. Parto dal versetto 7 qua c'è Yahweh che dice a Mosè di dire a Aronne di fare certe cose e a un certo punto gli dice eh, poi prenderà due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno e getterà le sorti per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel okay. Giusto? farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorta al Signore e lo offrirà in sacrificio espiatorio invece il capro che è toccato in sorta ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore perché si compirrà il rito espiatore e lui eh, sia mandato poi ad Azazel nel deserto. Sì. Ora su Azazel esce soltanto nel capitolo 16 sì. del Levitico, della Bibbia, mentre nei diciamo, apocrifi già esce sia nell'Apocalisse di Abramo sia nel Libro di Enoch. Ora, nel libro di Enoch addirittura si parla che quando è stato punito è stato mandato in esilio nel deserto e quindi lì ci sarà la sua dimora. Ora, le domande sono due. Perché fare il sacrificio ad anche ad Azazel, che poi nella teologia nostra è diventato un demone? E la seconda domanda, può essere questo Azazel del deserto? può coincidere con il Shaddai, che è l'el della steppa, che è, diciamo nel deserto e quindi mm. possono essere la stessa persona? Due domande. Okay. Allora, io penso che Azazel potesse essere considerato soprattutto un collaboratore esterno di Yahweh, cioè uno che controllava le cose stando fuori, cioè, come dire, allontanato, ma con un compito preciso, per cui anche a lui andava dato ogni tanto qualcosa di quelle cose che piacevano tanto agli Elohim. Tipo appunto questo, El Shaddai io lo vedo al di sopra, cioè lo vedo più potente: nel senso che, ecco, allora un conto è quando dico questa cosa è scritta nella Bibbia, un conto è quando dico è opinione mia, questa è opinione mia, quindi buttatela via subito. Ok? Io vedo El Shaddai come il padre di Yahweh, il padre di Milcom, il padre di Camosh, che ha diviso la famiglia di Abramo tra i suoi figli. Non penso perché, eh, cioè io vedo El Shaddai come uno molto potente, un comandante militare che sta al di sopra e lo vedo male, punito lì così e nutrito dal figlio. Però, ripeto, è un'opinione. E quindi... Sì, ecco, è che, è che Azaziel viveva lì ma non, non dava l'impressione di essere uno che aveva un grande potere lì. Era un po' come se uno... Estromesso, quindi non uno a cui fosse stato dato del potere, ma uno estromesso che però forse svolgeva anche una funzione. Era, era per dargli il nome sì. dice che l'ha levato da solo, diciamo senza il punto straniero. Allora diciamolo per tutti, diciamolo per tutti, quando in Deuteronomio 32 A Yahweh viene assegnato il, la, la famiglia di Israele. Eh, lì c'è scritto che Yahweh se ne è occupato da solo senza l'aiuto di alcun altro Elohim straniero o Elohim diverso. Dopodiché interviene più avanti questa figura di Azazia, che è una figura in effetti molto enigmatica. Per cui, ripeto, faccio delle ipotesi e, e le dichiaro come tali. E... No, non ho certezze, ovviamente. No, no infatti, sarebbe interessante è che abbiamo pochi elementi, insomma, bisognerebbe farci dei ragionamenti. Sì, esatto, 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 esatto. Tra l'altro c'è anche come dire un pochettino di difficoltà nell'etimologia del nome, eccetera, perché può avere più significati. Sì, perché l'hanno identificato. Esattamente, perché l'hanno identificato, sì, col capo espiatorio. No, no, non altre. No, ma infatti, infatti, perché è molto. Sì, voglio dire, una figura di, che, che è nominata solo lì e si dice pochissimo per cui uno può inventare. Ma... No, no, molto curiosa, certo, certo, così come curioso, dunque, no, c'erano delle domande, sì, che mi venivano. Perché mentre parlo mi vengono in mente miliardi di cose. Ah, sì, ok. Dunque sì. seguiamo solo il microfono, perché io non conosco l'ordine delle mani alzate, quindi. No, 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 lo so che me l'ha chiesto fuori, io adesso sto... Uh, due domande veloci, c'è un cronista che abbia inizialmente scritto uh, tutta questa storia che poi è stata comunque manipolata? Voglio dire, abbiamo delle fonti, non so, i sumeri, c'è certo. qualcuno che abbia scritto queste storie? Cioè per fonti intende una fonte accreditata conosciuta? O, perlomeno, diciamo, capire chi possa aver scritto queste storie da cronista. Gli Elohim hanno fatto questo, nel Ganeda hanno messo queste. Non si sa. Un'altra domanda semplice: secondo lei la mitologia è altrettanto reale quanto le storie della Bibbia? Io faccio finta di sì. Io pure. Grazie. Nel senso che nel libro La Bibbia non parla di Dio e nell'altro libro Il falso testamento ho proprio fatto lo studio parallelo tra i testi greci e la Bibbia, tra i personaggi i cosiddetti teoi greci e gli Elohim biblici, fanno le stesse cose, vogliono le stesse cose, hanno le stesse esigenze neurofisiologiche, si comportano allo stesso modo, hanno la stessa tecnologia, tecnologia studiata nelle università greche che ho riportato che identificano Efesto come un ingegnere di allora Efesto era quello che lavorava i metalli e fabbricava le cose strane per loro eh, e fabbricava le cose strane per se stesso difatti le ho, le ho riportate con i versetti in greco così almeno siamo tutti tranquilli eh, quando lui siccome era stato buttato giù da piccolo dalla rupe aveva tutte e due le gambe rotte e zoppicava da tutte e due le gambe Dio allora, lui per camminare si era costruito due fanciulle che avevano dentro il pensiero e la parola. E vabbè, è ovvio che le fanciulle hanno dentro il pensiero e la parola perché stupiva questo. Avevano la pelle lucente come loro ed erano in tutto simile fanciulle vive. Erano due robot che lo accompagnavano. Oppure, lui costruiva i tripodi che andavano con i, le ruote che andavano da soli a Fare il servizio nei posti dove questi mangiavano e, si, e tornavano a immagazzinarsi da soli. Per il palazzo di Alcinò, lui ha costruito dei cani da guardia metallici che non si rompevano e non invecchiavano. Vengono chiamati cani da guardia perché erano delle elementi di guardia, ma ci sono un sacco di cose che sono veramente da pelle d'oca, bellissime. C'è la descrizione di come questi si muovevano e di come questi volavano con queste ali sotto i piedi, che si legavano sotto i piedi, che loro. Non è che ci dobbiamo immaginare che volassero in alto, perché lì Omero ce lo descrive chiaramente. Volavano sempre rasenti, quindi scendevano dall'Olimpo, ma non è che scendevano volando in alto, no, scendevano lungo le pendici, poi rasentavano la terra, rasentavano l'acqua muovendo l'acqua, rasentavano le punte degli alberi piegandole con queste robe che si mettevano sotto i piedi. Cioè ci sono delle descrizioni che sono precise. Io faccio finta che siano vere. Faccio finta che siano vere, come le descrizioni delle nuvole, anche lì sempre, come nella Bibbia ci sono le nuvole, la nuvola che si presenta quando c'è, i carri dei teoi greci producevano le nuvole, esattamente come gli altri. Questi si trasformavano, arrivo eh, poi a Lilith, eccetera, eh, non, non dimentico. Questi, quando Poseidone va nel libro dell'Iliade a incitare i greci che stanno per perdere le navi, e insomma, va ad arringarli e si traveste da calcante. Insomma, si presenta in forma di calcante. Quando se ne va via, Aiace Oileo dice: Ma quello lì non è calcante. Dalle gambe, dalle orme dei piedi ho capito che è uno dei teoi, perché sono riconoscibili i teoi, da come camminano, anche se si era travestito da calcante. E lì arrivo, eh, prego. Sì, sì, dall'impronta. Sì, sì, sì. No, no. Le zampe, sì, sì, ma infatti, infatti. Infatti. Sì, grazie della precisazione. E loro si trasformavano. Adesso faccio una domanda alle donne. Voi state per tre anni con un uomo, quindi mettetevi nei panni di Maddalena. Che, siccome si è sciolta i capelli di fronte a lui, cosa che una donna poteva fare soltanto di fronte a marito, figlio o fratello e a nessun altro maschio. Quindi, se si scioglie i capelli di fronte a Cristo è perché è la sua compagna, e soprattutto gli fa un'unzione regale con un olio particolare, eccetera. Voi state per tre anni con un uomo. Poi questo uomo, sotto i vostri occhi, viene arrestato, viene torturato viene massacrato, viene inchiodato alla croce, voi siete sempre lì, viene tirato giù dalla croce, viene messo nel sepolcro, voi ci tornate 18 ore dopo, lui è lì fuori e non lo riconoscete più. Siccome l'hai visto massacrato, l'hai visto distendere lì, non lo riconoscete più. Non è strano? Nel bacio di Giuda, nei testi antichi, c'è scritto che Giuda lo bacia per essere sicuro che prendessero lui, perché nei testi apocrifi c'è scritto che lui si presentava in forme diverse, esattamente come gli dei greci. E quindi Giuda lo bacia per dire non vi, così non vi sbagliate, prendete lui. Io non so se è vero, ma così è scritto. E questo corrisponde agli dei greci, come dice Giustino Martire. Ma perché ve la prendete con noi che il nostro è uguale ai vostri? Lo dice il padre della chiesa, prego. Anche i discepoli di Emos non lo riconoscono, ovviamente. Vabbè, sono tutte cose un po' curiose. Poi, dunque, l'amico mi chiedeva di. Vuole fare la domanda? L'essenza dell'attenzione femminile tra le vite ed Eva è il ruolo di eh, sì, eh. Un'altra conferenza. <ride> Facciamo così, le faccio rispondere da un sacerdote. Non ho capito. 42 precetti della dea della giustizia, Maat, egizia. Che si rivolgeva soltanto agli egiziani che lo hanno seguito, non agli ebrei. Tant'è che Mosè si è portato dietro una forza militare egiziana per poter sedare ogni rivolta, anche perché forse Yahweh aveva avuto l'incarico, perché non è che dice, Yahweh ha combattuto contro gli Elohim potentissimi in Egitto ed è riuscito a vincere, probabilmente ha avuto l'incarico di portare via gente indesiderata. E Mosè si è dotato di una forza militare egiziana per impedire ogni volontà di ritorno. Tant'è che quando c'erano delle ribellioni le stroncavano subito ammazzando i potenziali rivoltosi, tanto per dire, come nelle migliori tradizioni, insomma, non c'è niente di differente. Allora, il discorso di Eva Lilith mi piace, guardi, le, 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 le rispondo con le parole di un sacerdote, Don Guido Bortoluzzi, il quale ha condotto uno studio che è sostanzialmente simile al mio, ma lui è andato molto più avanti molto più avanti perché dice di aver ricevuto come delle rivelazioni, cosa che invece io non ricevo, quindi io devo leggere e basta, cioè posso fare diversamente. Allora, nella fabbricazione di Eva attraverso Adamo, dicono i genetisti che è un eh, una chiarissima operazione di clonazione con le cellule staminali, tra l'altro cosa bellissima, prendono lo... Zelem, scusate, prendono la Zela, i due nomi sono simili, Zela viene tradotto con costola, Zela significa parte laterale ricurva, ma il, la radice Zela in ebraico significa anche zoppicare. Ora, uno che riceve una operazione alla cresta iliaca, da cui gli vengo con anestesia e sutura, per un po' di giorni zoppica, quindi c'è pure, pure questo collegamento qui curioso senza bisogno di inventare nulla. Allora, dicono questi genetisti, è uguale ad un normalissimo protocollo di clonazione come i nostri, manca un elemento, l'elemento intermedio, cioè l'utero nel quale viene impiantato l'essere nuovo. Don Guido Bortoluzzi dice che l'elemento intermedio è Lilith, cioè la femmina intermedia, quella che ha consentito il passaggio per la produzione di Eva. Arrivano le precisazioni, grazie non va bene, e, e si sì, prego il caso esatto, di Lucian Jung Orlando degli studi che si vive quant'auti. È realizzato. La guarda di classica nella semina di Liz che con il maschio. Ara che poi è stata corretta con la cultura ebraica, che vuole la donna completamente Esatto, tant'è che Eva è sottomessa. Fino a un certo punto, nel senso che in gran parte in una certa parte della letteratura ebraica estrabiblica si parla dei, degli anni in cui Eva e Adamo sono stati separati, e tutte e due ci hanno dato dentro come dei matti. Ciascuno con i suoi, Adamo con le sue, e Eva con i suoi. Quindi diciamo che si sono anche divertiti per fortuna per loro. Insomma, però no, scusate un attimo, eh, perché devo finire. allora quando Adamo ha avuto Eva, avrebbe avuto anche la. lui avrebbe magari ancora voluto continuare anche ad accoppiarsi con Lilith, ma la cosa non piaceva né a Lilith né ai capi. E quindi. per le posizioni, esattamente. Non piaceva né a Lilith per le posizioni perché non voleva essere, non voleva essere sottomessa, eccetera. Poi si inserisce la terza figura femminile che lei ha nominato che è Asherah, o Ashira, eccetera. Sì, che è, che è il, um, uno dei nomi femminili che, per esempio, nel sito di Kuntillata Sherud, che si trova nel Negev, è citata come compagna di Yahweh. Così come è citata come compagna di Yahweh nelle tavolette ugaritiche eh, benauguranti, negli ostraca, a chi si muoveva dal da Libano, insomma, verso il Negev, e dove si diceva ti accompagnino nel tuo viaggio Yahweh del Teman, Teman significa sud, quindi chi dal Libano andava dal Negev andava a sud, e la sua Asherah. Questa compagna di Yahweh era pure conosciuta dalla comunità ebraica di Elefantina in Egitto, che però la chiamava Anat Yav, cioè conosceva questa compagna di Yahweh e la definiva così Anat Yav. Il che significa, tra l'altro, no? Che noi abbiamo veramente una delle Bibbie possibili nel senso che noi abbiamo la Bibbia nata dall'ebraismo che si è formato in Babilonia che era quindi un ebraismo anti-egiziano se noi avessimo avuto una Bibbia formata da un ebraismo formatosi in Egitto probabilmente avremmo avuto una Bibbia diversa tant'è che forse questo è anche il motivo per il quale si parla della schiavitù degli ebrei in Egitto quando poi leggendo bene tutta la Bibbia uno dice ma dov'è sta schiavitù? Dappertutto c'è scritto che sono usciti ben equipaggiati, sono usciti con sette tonnellate di minerali di metalli preziosi, di cui una tonnellata e tre quintali di oro. Sono usciti con centinaia di migliaia di animali, ma come fanno degli schiavi a uscire così ricchi? Primo secondo, perché si lamentavano sempre e dicevano: ma ci hai portato qui in questa terra di merda, quando noi là stavamo benissimo e volevano tornare indietro. Perché? Ma quando mai? Cioè quella storia lì è stata costruita come una sorta di captazio benevolenze nei confronti dei regnanti, diciamo, babilonesi, e poi i babilonesi, e poi i medi, eccetera, in funzione anti -egizia. Come dire, quindi lui ci ha liberati perché là eravamo schiavi. Io non sono così convinto che... Nella, in quei libri di teologia ebraica che vi dicevo prima, c'è scritto per esempio che la tribù dei Leviti non è mai stata schiava in Egitto. Cioè per loro lo dichiarano proprio e i Leviti sono quelli che Yahweh sceglie per sé e i Leviti sono quelli che Mosè fa intervenire per sedare una rivolta dopo il vitello d'oro, per ammazzare gli altri, ne ammazzano alcune migliaia degli altri, intervengono i Leviti, quindi forse una forza militare egiziana che serviva a Mosè per sedare le possibili rivolte o le possibili velleità di ritorno in, in Israele, insomma, quindi ok? Era? è stata fatta in provetta come la Eh, può darsi, o comunque, per esempio, questo, questo sacerdote la vede proprio come passaggio intermedio tra i 48 e i 46 cromosomi, no? perché noi abbiamo 46 cromosomi per effetto del, rispetto ai nostri cugini scimmiette, insomma, no? per effetto di quella che si chiama traslocazione robertsoniana, avvenuta tra il cromosoma 2 e il cromosoma 3, che è una cosa che, se avviene in natura, porta alla morte dell'individuo. Invece qui che cos'è avvenuto? È avvenuto che questa traslocazione robertsoniana è avvenuta casualmente in un maschio, nel centro-sudafrica. Questo maschio è sopravvissuto. È avvenuto in una femmina. Questo maschio e questa femmina nel centro-sudafrica si sono incontrati, hanno fatto sesso, hanno fatto dei figli che sono sopravvissuti. Questi figli, il figlio maschio si è unito con la madre, la figlia femmina si è unita col padre e ne è venuta fuori una discendenza di 46 cromosomi, cioè noi. Allora, qualsiasi scienziato scrive, e me l'hanno scritto, che questa roba qui può avvenire solo sotto controllo in laboratorio: cioè, tu prendi un gruppo di maschi, un gruppo di femmine, li tieni sotto controllo e li liberi in natura solo dopo che ne hai clonati tanti, perché quelli messi liberi in natura crepano subito. Quindi può essere solo una cosa sperimentale. Solo una cosa sperimentale. È interessantissima. Chiedo scusa? Sì? Sì? Eva, ecco, il discorso qual è? Che bisogna distinguere bene, secondo me, tra la fabbricazione del sapiens che è una cosa che è cominciata 250.000 anni prima e gli adamiti. Perché gli adamiti sono una razza speciale. Una razza speciale particolarmente pura fatta all'interno dei sapiens che loro si sono fatta per far lavorare dentro i loro Ganeden. Fuori c'era il sapiens normale che già comunque avevano fatto loro, cominciando circa con la cosiddetta Eva mitocondriale, come la chiamano i genetisti, quelli ufficiali, no? Quindi, quella Eva, quella femmina da cui dipendono i mitocondri che abbiamo tutti noi, perché i mitocondri noi maschietti non li possiamo trasmettere attraverso gli spermatozoi, ma passano soltanto attraverso gli ovuli, perché sono troppo grandi per stare nei spermatozoi. E quindi, eh, lì sono cominciati. Gli adamiti sono una razza speciale. Tant'è che gli adamiti, la vicenda degli adamiti, per tutta una serie di motivi che non abbiamo tempo di. Può essere ragionevolissimamente collocata intorno al 4.500 avanti Cristo, cioè vicinissima a noi, avantieri, gli Adamiti. Tant'è che lì, come leggevo prima, la storia del popolo di Israele che ha ereditato il compito di Adame e Ca'uà, cioè dice: Noi siamo i diretti discendenti di quella razza speciale. Divisa e diversa da tutto il resto del sapiens. Tant'è che quando Caino uccide Abele per le rivelità, visto che forse lui era figlio di uno di quelli là, eccetera. Quando Caino viene allontanato, lui dice: Ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma se loro sono i progenitori dell'umanità, chi è sto chiunque? È che fuori era pieno di sapiens, ma molto più barbari rispetto a loro, perché loro erano, come dire, un popolo privilegiato, perché stava a diretto contatto con gli Elohim quindi privilegiato dal punto di vista genetico, privilegiato dal punto di vista culturale, tant'è che quando loro vengono allontanati dal Ganeden, guarda caso, compare la civiltà sumera completamente formata. Cioè la civiltà sumera compare senza storia. Quando compare nella storia conoscevano l'agricoltura, l'allevamento, l'arte della costruzione, l'astronomia, la matematica, la geometria. Ma da dove arrivavano quelli lì? Sono probabilmente gli Adamiti cacciati dal Ganeden che hanno sciamato lungo la valle della Mesopotamia. Opinione mia, eh? quindi buttatela via subito, mi raccomando. Esatto, 3200 quel, diluvio quel, diluvio no, quel diluvio libiblico dovrebbe essere intorno al 3200 a.C. Ok? Prego. Allora, eh, forse già abbiamo accennato col discorso di Babilonia, eh, a me interessava tantissimo la questione degli altri L, diciamo, che poi sono stati eh, imbossati come nemici poi di Yahweh. Ora, la mia domanda è, come mai si è arrivata a una società ebraica, mh, diciamo, eh, che ora ha la stessa religione, comunque sono tutti sotto Yahweh, quando... Eh, secondo la Bibbia eh, diciamo, il primo antisemita era Yahweh stesso questa è la mia domanda cioè come mai si è arrivati ad una? come mai si è arrivati ad avere diciamo, gli ebrei tutti uniti sotto eh, Yahweh diciamo comunque lo stesso Dio, il Dio biblico che poi alla fine era il primo antisemita perché comunque esterminava i diretti cugini quindi questa cosa non lo so eh, è una piccola contraddizione secondo me che però mi no, più pensare. che una contraddizione è effettivamente un po' un mistero, nel senso che non si capisce come mai di fatto sia rimasto lui, eh e sia rimasto Camus lui con quel suo popolo. Allora, sono stati bravi loro, sono stati loro i più fedeli in attesa di che si, eh, come dire, compia la promessa che gli è stata fatta, oppure all'interno di qualcosa che non conosciamo è stato affidato a lui l'incarico? di rimanere qui e produrre delle cose, questo non glielo so dire ovviamente, perché quando i miei colleghi Elohim mi hanno lasciato qui da solo a fare sto lavoro e se ne sono andati, non me l'hanno detto e quindi adesso appena li sento gli faccio un fondello così e me lo faccio spiegare. No, veramente, cioè non glielo so dire, è chiaro che è un mistero. No, 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 no. no. no per... Allora diciamo che quello è stato l'elemento attorno al quale quel popolo comunque ha mantenuto una sua unità, tant'è che l'ebraismo... Io ho molti amici ebrei, nonostante qualcuno mi segnali come antisemita, eccetera, mi dicono che essere ebreo non è appartenere a una religione, è un modo di essere, cioè proprio un modo diverso di essere, non c'è niente da fare, è un modo diverso per noi di essere. Ma adesso a parte il discorso soldi: proprio di sentirsi parte di una comunità speciale che ha avuto una promessa speciale e che tra l'altro. Per esempio dal punto di vista messianico, siccome questo loro messia tarda a venire, ovviamente, perché il loro messia è quello che avrebbe dovuto intervenire, liberarli e metterli al di sopra degli altri popoli, a un certo punto all'interno del mondo ebraico hanno elaborato anche l'idea del fatto che Israele stesso è il messia attraverso il quale, come dire, si libererà tutta l'umanità. È una delle tante chiavi di lettura che hanno dato. Basta, insomma, però voglio dire, è una delle chiavi di lettura che hanno elaborato per spiegare come mai certe cose non sono ancora avvenute. Così come Sergio Quinzio, teologo, dice: i cristiani meritano una sorta di encomio particolare perché sono da duemila anni figli di promesse non mantenute. Questo è evidente. Cioè, Gesù ha sbagliato tutte le profezie. Profezie, tutte le sue speranze, insomma, non profezie. Allora, dicevo poc'anzi, le mie sono delle, delle considerazioni che potrebbero essere trasformate in domande. Intanto uh, ho appreso da, da qualche mese in qua che c'è un altro mentecatto che parla di navicelle, missili, armi, eccetera, eccetera, che è Zeccaria Sicin, sicuramente ah, conosci. Sì. E <ride> infatti è un mentecatto, poveraccio. E, mh, una cosa che mh, ho notato è... La ricorrenza nel numero 12 in diverse situazioni, non necessariamente diciamo cristiano-cattoliche. Partiamo, l'hai citato Poc'anzi dai 12 apostoli, ma eh, anche i mesi dell'anno sono 12. Anche nei pantheon eh, greci egizi c'erano 12 dei. Segni zodiacali sono 12. È casuale oppure hanno un fondamento? Un'ultima considerazione, gli ebrei. Tutti hanno provato a seminare gli ebrei, ancora non ci sono riusciti, però l'ultimo che sarebbe Hitler in persona, la persona più cattiva del mondo, che lo è stato per carità, non voglio assolverlo, però è... L'ultima persona che a mente ricordiamo è diventato ormai lo stereotipo di dittatore eh, che voleva eh, portare avanti la razza ariana, razza ariana che ha in qualche modo ha a che fare con gli Elohim, ma anche con gli egizi, re degli ammoniti, cioè sono tutte delle cose che io ho percepito. Mi dai un, un legame a tutto questo, grazie. Sì. Nell'ultima parte non vorrei poi finire sotto processo. Ma eh, nella prima parte, siccome si parla chiaramente nell'antichità di civiltà esadattili, se io ho cinque dita per mano conto su base dieci, se io ho sei dita per mano conto su base dodici, con tutto quello che ne consegue. Compreso quindi il cerchio di 360 gradi, tutto moltiplicato per 12, la divisione, la divisione per 12, eccetera. Esatto. Siccome si parla di queste ne parla anche la Bibbia, eh? lo dice chiaramente, avevano sei, sei dita per ogni arto. Quindi in realtà ci potrebbe essere questa spiegazione. L'altra spiegazione, è, però non, adesso a parte la battuta del finire sotto processo, non ho capito che spiegazione voleva da me. Allora, diciamo che la vicenda di Hitler si lega alla Bibbia. Io ho letto più volte, questa cosa qui la dico con tranquillità anche perché la dico dicendo, se io fossi un ebreo vorrei sapere la verità. L'ho messo in uno dei miei lavori, dalla fine del 1800, nelle riviste giudaiche, poi sui principali quotidiani americani, se volete ve li leggo di lì, si parla sempre di 6 milioni di ebrei che sarebbero morti in Europa, a partire dalla seconda metà del 1800, quindi quando Hitler nasceva. Quindi 6 milioni di ebrei che morivano in Europa morivano sotto l'impero zarista, poi c'è stata l'Unione Sovietica, poi c'è stato il nazismo e sono morti sotto... La Shoah ha eliminato 6 milioni di ebrei, così non, facciamo, non siamo negazionisti, diciamo la Shoah ah noi. Lo stupore, quindi non è il dubbio sui 6 milioni di ebrei, lo stupore è che per 60 anni almeno si è sempre parlato di 6 milioni di ebrei che dovevano morire. Ecco, e io se fossi ebreo vorrei che i miei storici mi spiegassero come mai per 60 anni là ci sono sempre stati 6 milioni di ebrei, quindi non aumentavano e non diminuivano di un numero, di una unità. Per 60 anni sono sempre stati 6 milioni che dovevano morire e 6 milioni sono morti. Se io fossi un ebreo vorrei sapere la verità su chi aveva deciso che 6 milioni di noi dovevano morire, perché evidentemente non l'ha deciso soltanto Hitler, se era già scritto quando Hitler nasceva. Se volete ve li leggo, eh? New York Times, Atlanta Constitution. non mi pronuncia la cosa che mi stupisce è 6 milioni, 6 milioni un'altra cosa interessante è che Elena Leventhal sapete la giornalista intellettuale ebrea cos'è due o tre anni fa ha scritto in un articolo sulla stampa finalmente in Israele nel censimento gli ebrei hanno di nuovo superato i 6 milioni come se questi 6 milioni c'è un numero che torna continuamente Non lo so, non lo so. Diciamo che la Bibbia dice che a uscire dall'Egitto sono stati 600.000 giovani in forze, cioè giovani che potevano combattere, ciascuno di loro, ovviamente, aveva la famiglia, siccome praticavano anche la poligamia. Quindi potevano avere una o due mogli, qualche figlio, i genitori, gli anziani, e poi c'era anche, dice la Bibbia della gente mista, cioè degli altri che si sono aggregati a loro e sono usciti. Ora, se noi facciamo un, un calcolo così, ma questo, ripeto, è un'altra di quelle cose che dovete buttare via perché sono mie, quindi non contano nulla. Diciamo che ciascuno di questi giovani in forze per combattere aveva mediamente una o due o tre mogli, magari tre o quattro figli, tra tutti avevano due, tre o quattro anziani in famiglia, vuol dire che per uno di loro ruotava attorno a un nucleo di circa 8-9-10 persone, 600.000 per fa, quasi 6 milioni. Cioè, è un po' come se ci fosse un richiamo al momento in cui si parte dal fondamento, perché poi il fondamento del, del, della, del popolo di Israele è, con è, è di Mosè, è con l'uscita dalla terra d'Egitto, è lì che viene fondato veramente il popolo. Allora, se lì c'è questo discorso dei, dei possibili 6 milioni, in altri libri, come quelli lì che vi ho detto prima, dicono circa 3 milioni sono usciti dall'Egitto, tanto sono tutti calcoli così, nessuno può sapere esattamente le cose, però questa roba dei 6 milioni mi ha incuriosito. Cioè, mi ha incuriosito leggere nelle riviste giudaiche di fine 800 che 6 milioni di ebrei, oppure all'inizio del Novecento, quando si dice che, in, forse nel New York Times, eh, si dice che 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati. Ma siamo inizio 900. a inizio Novecento. A inizio Novecento, il nazismo non c'era ancora. Cioè, quindi è questo che mi, che mi. incuriosisce. Ecco, è questo che. Sì. In quanto popolo speciale, eh, posso... professore, non è una domanda. La cosa mi sembra inusuale è che come si fa a passare da eh, figli, nel di di del, a, a, a no. in un senso di discendenza di Israele, a no, nel senso di i sono sempre tutto. Sì. Uno si converte e aumenta i 6 milioni, no. eh. cioè si può, eh. si può. Eh. Sì. E sicuramente... si pratica la geruia, cioè la, la conversione. Sì, però no, non è che diventa figlio di, viene ufficialmente considerato facente parte della comunità ebraica. Però è un processo lungo, cioè non è che si convertano anche lì. Professore. Anche lì. C'è una parte della storia che non ci viene mai raccontata bene, che sono i discendenti dell'impero cazzaro convertiti quasi in blocco all'ebraismo. Ed è una storia però accantonata. Come dire, non interessa molto agli storici, quindi viene lasciata un po' lì così. Sì. Esatto, cioè quello che mi stupisce sono i 6 milioni per 60 anni. Cioè qualsiasi nazione o aumento o diminuisce di numero, insomma. Prego, professore, buonasera. Posso? Ah, c'è un microfono laggiù. Posso? Sì. Allora, io con mia moglie che è musulmana Ultimamente stiamo facendo un pochettino il giochetto del facciamo fin da che. Ora sto vedendo delle assonanze tra la Bibbia e il Corano, dove Gesù, anche Gesù, non muore, eh, viene scambiato per un altro e ascende in gelo. Oltre questa cosa, che si rifà molto al, ai suoi testi, eh, anche il fatto di, del Gabriel che viene si incontra con Maometto e Maometto ne ha una paura. Pazzesca perché lo stringe forte a lui. Eh, volevo sapere qual era il suo pensiero sul Gesù coranico e sul Angel Gabriel coranico. Allora, è... facciamo così: le, le, le riporto un'altra conferma a, a posteriori, quando dice appunto che viene assunto in cielo. No e che tornerà. Ne, ne, esatto, nei um, testi canonici quando si parla di assunzione in cielo, Spesso in italiano noi troviamo ascensione, ascensione, che è sbagliato, perché tutti i verbi usati in greco sono tutti al passivo, cioè è stato tirato su, non è asceso, è stato aspirato. Cioè tutti i verbi in greco nei Vangeli canonici sono tutti al passivo, quindi è stato tirato su. Quindi questa sarebbe un'altra conferma. Cioè è stato portato via. Perché le somiglianze sono, Ma sono, sono molte. Certamente, certamente. Tra l'altro, il fatto che avesse paura di incontrarsi con Gabriele. In genere, incontrarsi con i cosiddetti angeli era una cosa non piacevole. Se vediamo anche Gedeone, quando incontra l'angelo, che tra l'altro, anche lì nelle Bibbie normali c'è scritto: Poi l'angelo disparve agli occhi suoi, e in, e in ebraico c'è scritto che l'angelo se ne andò camminando solo che siccome un angelo bisogna dire che è scomparso. No, nella Bibbia c'è scritto che se n'è andato camminando. Non è scomparso, ma fa niente. Anche lì gli dice stai tranquillo non morirai, cioè c'era sempre la paura di incontrarsi con quelli lì, perché non era molto gradevole. Quindi sono conferme. Altre conferme, per esempio arrivano compreso da Paolo, per esempio, fondatore del cristianesimo, quando dice alle donne nelle assemblee, è bene che le donne abbiano una copertura sul capo, a motivo degli angeli, non per rispetto verso Dio, a motivo vuol dire a causa degli angeli. A causa. E in Tertulliano, nel De Virginibus Velandis, c'è scritto che le donne che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti gli angeli, si devono coprire il capo a loro tutela per non eccitare sessualmente gli angeli. Nei testi di Qumran, quindi testi degli Esseni, eccetera, c'è scritto che le giovani ragazze che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti i malachim, cioè gli angeli, si devono coprire il capo a loro tutela, perché loro erano eccitati sessualmente dai capelli lunghi delle ragazze. Erano eccitati sessualmente, ma lo dice Paolo a motivo degli angeli non per rispetto verso Dio, quindi anche la copertura delle donne musulmane ha ancora questo cioè a tutela della donna, a tutela della donna, cioè stai coperta per non eccitare sessualmente, ed è un, un, un richiamo preciso, cioè non, non c'è da inventare nulla. Poi per noi invece è diventato questo segno di rispetto in più che la donna deve avere verso Dio, ma non esiste, non esiste. A motivo degli angeli, è scritto lì, lo leggete nei, nei, nelle lettere di, di Paolo che avete in casa, insomma, tranquillamente. E anche lì il discorso dei capelli lunghi, che citavano sessualmente. Facciamoci un'altra di quelle domande, da ditemi quando devo finire. Eh. Facciamoci un'altra domanda di quelle da mentecatti, a parte il sottoscritto. A che cosa servono i capelli lunghi? in natura in natura nella savana nelle foreste nel deserto che utilità hanno i capelli lunghi sono addirittura negativi sono controproducenti chi ha i capelli lunghi sa cosa significa tenerli puliti no ecco voi pensate stare nella foresta con 80 centimetri di pensate che cosa ci viene lì dentro che cosa ci cresce, in quanto tempo muori, oppure sfuggire ad un predatore, oppure finire in acqua con magari 80 centimetri di capelli che ti, che ti tirano giù. Ma i capelli lunghi eccitavano quelli lì che ci hanno fatti. E noi non facciamo i cagnolini con la coda ritorta, le orecchie così, il pelo... No, Io no. Sono venuto proprio male, 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 male. C'è un animale che ha i peli che crescono all'infinito, che però in natura non c'è. È la pecora. La pecora è un altro degli animali fatti da loro. Una delle specie domestiche prodotte da loro. Voi prendete qualunque ovino in natura, hanno tutti il pelo corto. Mettete una pecora in natura, muore. La pecora è stata fatta artificialmente come un sacco di altri animali e sono stati fatti artificialmente tra 12.000 e 8.000 anni fa, dove esattamente nei posti in cui gli antichi ci dicono che c'erano quelli lì. Ed è curiosa questa roba qui. Ma neppure gli animali che vivono al freddo hanno i peli che crescono a 80 cm, no? Perché non servono. Non crescono, a noi sì. Cioè noi abbiamo i peli silenziati sostanzialmente, questi no, questi no, cioè non io, poi. Cioè a me li hanno silenziati anche questi. Per fortuna perché altrimenti guai se dovessi essere di attrazione sessuale per gli Elohim. Eh, sì. Dov'era? Qui. Eh, due domande sola: Allora, intanto una da linguista. Quindi riferito a quello che è, diciamo, la tua specialità. Scusami, ti do del tuo, Mauro. allora volevo sapere se conoscevi, avevi letto I segreti dell'Esodo L'origine egizia degli ebrei dei fratelli, eh, Saba, che è un libro che ho letto parecchi anni fa. Cosa ne pensi della loro, più del, de, dei, dei contenuti della loro teoria dell'ebraico um, legato al geroglifico sì. egiziano? Questa è la prima domanda. La seconda è più scientifica. E visto che ho saputo appunto che hai dei collaboratori che state studiando la Bibbia della NASA, eh, i maggiori detrattori della teoria, chiamiamola, del paleocontatto, chiamiamola così, eh, asseriscono che un viaggio interstellare è non impossibile, non improbabile, ma quasi impossibile. Certo. Eh, avete pensato... Ah, Ti rispondo eh, subito. Una teoria sì. e soprattutto da che zona volevano venire e, quanti, e se erano più di una razza, mamma mia! Eh. Che bello! Allora, la prima domanda era sono già la un prima po domanda vecchio. è dell'origine egizia degli ebrei: il sì, fatto del allora, geroglifico con i fratelli ebrei, eh, ro, i Roger fratelli. e Messod Sabah, che sono due eh, studiosi di famiglia rabbinica, hanno scritto questo libro. Che deriva dallo studio del, del, della Bibbia scritta in aramaico. Nella Bibbia scritta in aramaico la storia è completamente diversa da quella della Bibbia che abbiamo noi. Tant'è che, ad esempio, in quella Bibbia, mentre nella Bibbia che abbiamo noi si dice che Mosè è figlio degli Ivrim, cioè figlio degli Ebrei, in quella Bibbia lì c'è scritto che Mosè è figlio degli Yahudè, e gli Yahudè erano i sacerdoti del Dio. del varone Akhenaton, quindi Mosè sarebbe stato di stirpe egizia, ma questo lo dice anche la Bibbia per la verità quando Sefora lo indica a suo padre dice quell'egiziano là, quindi anche lei lo indica come un egiziano e quindi se noi diamo credito alla Bibbia scritta in Aramaico, quelli che sono usciti dall'Egitto sono tutti egiziani neanche un ebreo il popolo ebraico sarebbe stato costruito dopo, ora se tu mi chiedi qual è la verità io ti dico non lo so ovviamente perché non lo so perché se ti dicessi la verità, la so, direi pensi. il falso. Cosa ne pensi? Se per te questo libro è possibile. attendibile? Penso che sia possibile. Okay. Penso che sia possibile. Non a caso io faccio finta. Faccio finta sull'altra Bibbia perché è quella dalla quale sono state, rivela... state ricavate le verità che ci governano tutti. Se l'avessero ricavata da quella lì farei finta su quella quindi lì. Quindi, quella costola monoteistica nata da Akhenaton può essere esattamente, può essere esattamente del quella lì. Ebraico. E quindi, magari o dei ribelli, o dei fuoriusciti volontari, o della gente costretta ad uscire. Okay? Per quanto riguarda il discorso scientifico della possibilità del viaggio interstellare allora. e delle razze che sono venute qui, allora. Il Salmo 24 è un Salmo che veniva citato da Monsignor Corrado Balducci che era il Monsignore del Vaticano che aveva il compito di studiare proprio la possibilità della vita extraterrestre e i suoi collegamenti con la Bibbia. Il Salmo 24 è quello che lui diceva, è il Salmo che contiene la prova provata che la Bibbia conosceva la vita fuori dalla terra e cita i primi versetti. Siamo così, così siamo tranquilli. Poi vi racconto così una curiosità un po' da pelle d'occa. Per me, eh, per me che sono mentecato. Salmo 24. A Yahweh appartiene la terra e quanto contiene l'universo e quanti lo abitano. Quindi fa una distinzione netta tra la terra e l'universo e quanti lo abitano. Sì, vabbè, è, è, è il, la traduzione di, di, di... si può tradurre il mondo, la terra, l'universo. Esattamente, sì. Che tra l'altro è il termine Tevel, che è una cosa interessante... Vabbè, no, poi andiamo troppo fuori che comunque a seconda di come è vocalizzato può significare universo, oppure rapporto sessuale di suocero con nuora, oppure rapporto sessuale di donna con un animale. A seconda di come è vocalizzato, insomma, vabbè, ok. Comunque fa una distinzione tra la terra e il, mo e il resto del mondo, ok? Dal versetto 7 in avanti, questo è uno studio che sto facendo col dottor Massimo Barbetta, che ho già citato prima, dove si identificano addirittura delle zone del cielo che vengono chiamate Kimach, che sono zone in cui ci possono essere queste porte di cui adesso vi parlo. Perché quelli che dicono il viaggio interstellare è impossibile, mi ricordano gli scienziati che a fine 800 dicevano con la stessa sicurezza che il corpo umano non era in grado di tollerare velocità superiori ai 30 km all'ora perché si sarebbe disfatto. Allora io dico, la scienza quando fa delle affermazioni dica forse... Cioè dica adesso non sappiamo, ma noi non sappiamo come viaggeremo cento, tra cento anni, no? Quindi stiano attenti a fare quella affermazione lì perché insomma è impossibile, impossibile no. Impossibile no perché all'università di Napoli, quella stessa dove mi si dice che io sono mentecato, hanno detto e c'è l'articolo, porca miseria dovrei averlo, eccolo qui, Università di Napoli, costruito il prototipo di uno wormhole per i viaggi nel tempo. Okay? Sì, in base alla teoria di Einstein. Okay. Hanno fatto il prototipo. eh? Sì. Vuol dire passaggio nello spazio-tempo. Che culo che avevo quella roba lì. Sentite questo, Salmo 24. Qui ci si rivolge a delle porte che vengono chiamate in due modi diversi. Scearim e Petachim. Allora, le prime si dice, sollevate Scearim, qui c'è porte, che in, in inglese viene tradotto con gate, sollevate porte le vostre parti alte, innalzatevi, porte le olam, e qui le olam viene tradotto con eternità. Olam in ebraico significa... E in tutta la letteratura ebraica extrabiblica significa luogo non conosciuto. Perché entra il re del kavod. Chi è questo re del kavod? Yahweh, il forte, l'eroe, l'eroe in battaglia. Alzate, Shearim, le vostre parti alte. Innalzatevi, Petachim leolam, cioè porte che vi aprite sul luogo non conosciuto. Perché passa il re col suo Kavod. Cosa vuol dire questo? Che ci sono delle porte qui che si aprono, entra il re del Kavod e poi si aprono delle altre porte su un luogo che nessuno conosce, che è il luogo da cui loro arrivano. Salmo 24. Petachim leolam. È una roba da pelle d'oca Tenendo presente... E questo lo trovate nel libro La caduta degli dei per la parte relativa ai testi vedici, che ci sono dei punti nel cielo in cui nei testi vedici sono identificate le porte attraverso i quali quei signori arrivavano. Sono identificate. Tra l'altro, nello studio con Massimo Barbetta, sì, c'è una rotta ma ci sono le porte spazio-temporali attraverso le quali entrano. Nello studio col dottor Massimo Barbetta c'è, e in una conferenza anche lui l'ha fatto vedere, e c'è una zona del cielo identificata nel mondo ebraico che si chiama Kimah che corrisponde a una delle zone indicate dai Veda dove ci sono queste porte spazio-temporali. hanno a che fare con la cintura di si, Orione si, con quella zona? Sì, siamo in quella zona lì. È una zona vastissima questa zona che si chiama Kimah, una zona vastissima che comprende le Pleiadi, esattamente, quindi è una zona vastissima, eccetera. E quindi sono zone da cui potrebbero provenire attraverso queste porte spazio-temporali, che è quindi una cosa molto affascinante, ovviamente. Sulla quale vale la pena di approfondire, perché, insomma. Mh? E, e, e il fatto di trovarlo qui, appunto, nel Salmo, nel Salmo 24, vedere proprio questo tipo di porte che si aprono automaticamente, tra l'altro, lì, lì non c'è rispetto dei tempi. Perché in ebraico c'è proprio il tempo al presente come le prime porte si aprono, tempo al presente. Poi c'è il cavot che entra e le altre che si aprono al futuro, cioè che si aprono dopo. E questo corrisponde, per esempio, per quanto riguarda la cultura egizia, ai viaggi di Ra, che, che viaggiava dentro un cunicolo che aveva delle porte, all'interno di quel conecolo la velocità è elevatissima ma non dipende dal viaggiatore, cioè chi entra dentro va a quella velocità lì e che si apre sull'amduat, cioè il mondo dell'aldilà, ma che non è il mondo dei morti, è l'altro mondo che sta di là, quello da cui arrivano loro. Stiamo andando avanti e pubblicheremo. Esatto, quindi pubblicheremo perché stiamo proprio lavorando in quella direzione lì. Ultima domanda perché avremo 45 minuti, dobbiamo essere seri, non posso accettare ulteriormente. Quindi, un'ultima ultima domanda. Non so qual è la mano alzata. Ah, lì no, eh, oh, ok. Volevo sapere, innanzitutto una considerazione, così al volo eh, hai citato prima la, la pecora come animale fatto in laboratorio. Non a caso mi è venuto in mente Dolly, che non a caso è stato il primo animale clonato, quindi non so se sia una coincidenza o meno. La domanda eh, è questa: tornando al discorso delle macchine volanti, si è utilizzato. Ora non ricordo esattamente dove nella Bibbia, lo chiedo appunto a te. E il, il termine macchina volante celato abilmente col termine gloria. Quindi volevo sapere esattamente cosa si dice okay. e, e dove esattamente, in quale versetto, insomma, allora, grazie. Per Cavod vale esattamente lo stesso discorso. Lo stesso esempio che ho fatto prima per Ruach, Ruach significa: innanzitutto, ha un significato che è vento. vento. E ciò che spostandosi produce. Vento. Poi è stato fatto diventare anche spirito. Quindi se mai io avrei da discutere sul fatto che significhi anche spirito, ma glielo concedo, non me ne frega niente perché diciamo che in alcune situazioni vuol dire spirito, mi va benissimo, non c'è problema. In altre chiaramente no. Per Cavode è la stessa cosa. La radice Cavode significa pesante, un qualcosa che è pesante. Ora un qualcosa che è pesante per trasposizione di significato, Arriva a identificare un qualcosa che è glorioso. Facciamo un esempio: si dice quello un uomo di peso, cioè un uomo di fama. Ok? Ma il tutto parte dal concetto del pesante. Ora, però, se noi ci mettiamo a discutere etimologicamente sul significato di ogni parola, non ne usciamo più. Tant'è che per capire il significato di queste cose qui bisogna fare. La cosa più normale di questo mondo è leggere il contenuto e te lo sintetizzo in due minuti. Se Cavod vuol dire gloria, visto che Mosè parlava con Yahvé, faccia a faccia, Mosè e Yahvé gli faceva le promesse di portarli a conquistare la terra promessa. A un certo punto Mosè gli dice Yahvé, io devo vedere il tuo Cavod. Vuol dire io devo vedere la tua gloria. Se vuol dire gloria, vuol dire che quando tu guardi Dio in...